con la preghiera per chi non si è registrato, poi con comodo di poter adempiere anche a queste incombenze per avere modo noi di poter avere tutte le registrazioni puntualmente annotate. L'incontro di oggi fa seguito all'incontro che noi abbiamo tenuto già lunedì scorso in questa sede e a cui seguirà un altro incontro, il terzo ed ultimo di questi, diciamo, più ad ampio raggio, che terremo sempre lunedì prossimo a quest'ora con il mondo delle associazioni, il mondo accademico, ed è il secondo appunto di questi incontri, di questo percorso di ascolto che abbiamo voluto intraprendere prima di mettere mano alla redazione della bozza di statuto per la città metropolitana. Ci è parso quanto mai opportuno questo passare attraverso questa fase di ascolto, perché la redazione dello statuto non fosse fatto o questione di pochi intimi, ma scaturisse da una consultazione ampia con i protagonisti, con quelli che sono e devono essere i protagonisti della creazione, della costituzione di questa nuova importante istituzione, alla quale vogliamo, diciamo, avvicinarci con la dovuta attenzione, con il dovuto, diciamo, approfondimento e anche la dovuta solennità. Quindi l'incontro coi sindaci che si è tenuto lunedì scorso, che è stato anche occasione per raccogliere spunti molto interessanti che sono oggi alla nostra attenzione, sulla base dei quali noi possiamo iniziare una fase appunto di elaborazione dello statuto. A quell'incontro segue quello di oggi con tutti i soggetti del partenariato, dai rappresentanti delle associazioni, dei sindacati, di categorie, dei costruttori, degli industriali, di quanti altri, perché vogliamo appunto che questo processo veda il più largo coinvolgimento anche dal punto di vista della rappresentanza sociale e della rappresentanza territoriale. L'incontro di oggi, come quello di lunedì scorso, sarà introdotto da tre brevi relazioni che saranno oggetto più che altro di spunti che vengono offerti a voi al dibattito, per poi raccogliere quelle che sono le vostre considerazioni e i vostri suggerimenti. Introdurrà il professor Cocozza, che tratterà l'argomento dal punto di vista giuridico, il professore Moccia, che urbanista, tratterà le questioni dal punto di vista urbanistico, e il professore Lo Cicero, che invece tratteggerà un po' le questioni dal punto di vista economico, perché si tratta ovviamente di questioni che, pur trattandosi, pur relative allo statuto, non possono avere una dimensione soltanto giuridica, ma devono avere una dimensione anche di contenuti importanti. La consigliera Elena Cocce, che è in rappresentanza del sindaco De Magistris, che è impegnato oggi a Roma perché ci sono discussioni in atto in merito alle questioni relative al patto di stabilità, e poiché dal punto di vista gestionale della città metropolitana la questione sta diventando abbastanza seria e complicata, è auspicabile che sotto questo profilo anche si chiarisca un poco meglio il quadro degli aspetti finanziari e si abbia la possibilità di muoversi e di agire con una capacità di manovra e con una capacità di azione che, per come sono state invece definite le cose ultimamente sul piano legislativo, mettono la città metropolitana in una situazione di oggettiva difficoltà. Però non è questo il tema del nostro incontro, il tema del nostro incontro è lo statuto, e quindi sarà su questo che appunteremo oggi il nostro incontro. Mi fermo qui e do la parola al professore Cocozza per il primo intervento. Grazie a tutti per la presenza. Sì, grazie. Io mi limiterò a dare alcune indicazioni di carattere generale, di quadro di sistema,
in modo tale che poi possano emergere, e questa è la finalità anche dell'incontro, possono emergere le specificità, le peculiarità e le modalità per implementare e arricchire lo statuto tenendo conto delle esigenze reali. Ora, nell'incontro di lunedì scorso sono, come appunto veniva prima accennato, sono emersi alcuni dati importanti. Si è detto, senza voler enfatizzare, si è detto che lo statuto della città metropolitana è un'occasione importante. Ed è un'occasione importante in quanto se facciamo una rapidissima considerazione, l'elaborazione di questo statuto ha delle particolarità perché vede come protagonisti insomma, soggetti che hanno una legittimazione politica e già una legittimazione politica territoriale, che si trovano a costruire un qualcosa che li accomuna, quindi su questa area metropolitana che deve esprimere specificità ed esigenze comuni. Ora, pur con le incertezze, questo è un dato che è stato già da me segnalato e che naturalmente devo riproporre, pur con le incertezze che hanno accompagnato la previsione della città metropolitana, oggi c'è un dato che può essere considerato con una qualche attenzione, cioè che alla fine il legislatore statale ha dato un ampio spazio allo statuto. E allora questa è una possibilità da considerare perché significa che il legislatore nazionale, pur con una difficoltà di orientamento, dicevo che quando viene presentato questo disegno di legge era in verità un progetto di riforma della Costituzione che voleva eliminare dal 114 della Costituzione la città metropolitana. Invece adesso il progetto riformatore, quello che è stato già approvato al Senato, ripropone la città metropolitana come ente costitutivo della Repubblica. Quindi questo è un dato non marginale. È un dato non marginale perché la città metropolitana, al pari delle regioni e al pari dei comuni, riceve una previsione direttamente in Costituzione, ha un'autonomia direttamente in Costituzione e quindi ha poteri e funzioni che discendono dal disegno costituzionale. E questo naturalmente ci dice molte cose, perché a questo punto la potestà normativa della città metropolitana, che è inutile sottolinearlo, si estrinseca soprattutto con l'elaborazione dello statuto, ha una forte legittimazione. E questo dato è un dato, diciamo così, formale, da consentitemelo di notarlo, da costituzionalista, perché è un dato formale cui corrisponde un dato sostanziale. Ricevere poteri e funzioni direttamente secondo lo schema costituzionale arricchisce fortemente questo ente rappresentativo. E questo dato sembra consolidato, quindi per la verità, pur in attesa dell'approvazione definitiva della legge di riforma costituzionale, noi ci muoviamo oggi su una Costituzione che prevede la città metropolitana come ente costituzionale e transiteremo, se viene approvata, in una nuova legge costituzionale che ha la medesima previsione. Quindi sotto questo aspetto c'è una qualche stabilità, elemento non irrilevante. E a questo si aggiunge l'altro dato che io segnalavo, che veniva fuori dalle osservazioni già compiute, cioè che lo statuto ha una buona possibilità di intervento, ha una buona possibilità di integrare la previsione legislativa. Questa possibilità noi l'abbiamo colta, già segnalata, osservando quello che la legge dice, nel disegno degli organi e nel rapporto tra gli organi. La legge fa riferimento alla articolazione delle competenze e pertanto, se, come è naturalmente vero, gli organi sono indicati direttamente dalla legge, come sappiamo,
sindaco, consiglio e conferenza, se questo è indubitabile, e se, come è altrettanto vero, c'è una qualche previsione nella legge delle funzioni e delle attribuzioni, è peraltro vero che lo statuto può arricchire questo quadro. Nell'incontro precedente, per esempio, si osservava come fosse dallo statuto modulabile il potere di proposta, come fosse dallo statuto modulabile l'attività consultiva, quindi la fase delle consultazioni, come si potessero costruire in conclusione dei meccanismi attraverso i quali il rapporto tra gli organi ricevesse una connotazione tale da distribuire i processi decisionali e quindi consentire attraverso questo disegno l'emersione delle diverse esigenze del territorio. Questo è il dato, quindi il rapporto sindaco, oltre il discorso di carattere generale sul sindaco eletto, che peraltro mi sembra abbia raccolto la maggioranza dei consensi, oltre questo il rapporto tra sindaco e consiglio e in qualche maniera il ruolo della conferenza. Allora, questi dati, ecco, che ci danno conto di un elemento. Lo statuto, io vorrei sempre sottolineare questo punto, noi in questa sede ci occupiamo del ruolo che può svolgere lo statuto, quindi la normativa statutaria a quali domande può dare una risposta concreta. Questo è l'elemento che noi dobbiamo considerare con attenzione, e quindi era la premessa anche logica che veniva l'altra volta: lo statuto non già come documento, ma lo statuto che avesse una capacità conformativa, possiamo adoperare anche il termine più tecnico e giuridico, una capacità prescrittiva, ma insomma una capacità di conformare rapporti e in qualche maniera una capacità già in questa fase di indirizzare. Perché se deve avere un contenuto regolativo, se deve essere una regola giuridica e non già semplicemente una proclamazione di idee, di progetti, di programmi piuttosto vaghi, è chiaro che dobbiamo andare nello specifico. E allora è evidente che è la specificità territoriale. Sappiamo che la città metropolitana di Napoli ha una sua importante caratterizzazione che la diversifica, è la specificità territoriale che deve essere un elemento importante nel guidare l'opera di scrittura dello statuto. Ora, quando abbiamo discusso, io cercherò di svolgere rapidamente queste riflessioni perché, come ho anticipato, insomma, siete un po' voi a dare poi delle indicazioni utili, il tecnico potrà recepire le indicazioni e in qualche maniera poi dare un sostegno eventualmente nella individuazione del percorso giuridico o degli istituti giuridici. Allora, dicevo, quando si è parlato l'altra volta degli organi, dei rapporti, delle possibilità di caratterizzare le loro funzioni, si è detto ovviamente che questo non è un disegno astratto, ma è un disegno che deve dare una risposta correlata alla emersione delle esigenze, cioè come catturare le esigenze, come utilizzare la norma perché queste risposte siano funzionali ad una città metropolitana che persegua degli obiettivi ed abbia delle strategie. Ebbene, questo naturalmente si trasferisce sul piano delle funzioni, inevitabilmente, e si trasferisce sostanzialmente e soprattutto sulla pianificazione strategica. Ora, il piano strategico, la pianificazione strategica, è una novità, per la verità, della legge 56,
Perché, se voi ricordate, la previsione precedente, quella che poi non ha avuto seguito perché era stata prevista in un decreto legge dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, quello del 2012, il 95, e in quella previsione la pianificazione strategica non c'era. Allora, quando il disegno di legge, quello che poi diventerà la legge 56, introduce questa attribuzione, introduce questa competenza, in realtà sta già spostando in maniera significativa sul ruolo politico. Ha fatto già questa operazione. Era, ripeto, il quadro era incerto quando viene presentato il disegno di legge, però c'è già un elemento che poi troverà conferma nell'assetto costituzionale che, appunto, ho detto, si stava delineando. Allora, pianificazione strategica. Ma noi abbiamo la possibilità di avere oggi anche una visione delle esperienze statutarie, perché, come sapete, sono stati già approvati statuti di città metropolitane. Ho fatto una valutazione di questi statuti anche nell'altro incontro, per la verità qualche elemento emergeva. Ho fatto una qualche valutazione di questi statuti. Beh, vi devo dire che sulla pianificazione strategica una grandissima attenzione non c'è, tranne che nello Statuto di Milano, che è diciamo un elemento interessante da considerare. È un elemento interessante perché, aggiungo, c'è una costruzione da tenere in conto della attribuzione della città metropolitana, del modo in cui, e c'è una evidente esigenza trasferita nella norma statutaria, nella norma giuridica, di una realtà abbastanza vicina, diciamo, come complessità strutturale, mettiamola così. È chiaro che i territori sono molto diversi, è chiaro quindi che le esperienze non possono essere per questo aspetto assimilate, però la complessità strutturale forse avvicina questi due fattori. E allora, insomma, qui la partita sul modo di configurare la pianificazione strategica è una partita molto importante. Bisognerà dedicare l'attenzione che merita questa funzione, bisognerà cercare di capire in quale maniera lo statuto, però ripeto, lo statuto possa approcciare questo tema, perché naturalmente poi sarà inevitabilmente il confronto politico e diciamo il decisore pubblico quello che dovrà darne i contenuti, ma lo statuto per questo aspetto può individuare i percorsi nei quali il decisore pubblico può essere immesso. E allora questo diventa un punto importante, perché voi lo sapete molto meglio di me che la pianificazione strategica è un modulo, è un modello di azione che tende ad obiettivi e che intende disegnare delle strategie per raggiungere quegli obiettivi, che sono obiettivi complessivi. Quindi certamente pianificazione territoriale, ma certamente sviluppo economico e certamente considerazione unitaria del territorio. Ed allora, sotto questo punto di vista, io non vorrei impegnare tanto tempo, cercherò di limitarmi a queste sollecitazioni e a proporre, con riferimento a questo dato, alcuni punti sui quali possiamo dibattere, sui quali possiamo riflettere. Allora, sotto questo punto di vista, le domande che si pongono sono molteplici, perché la pianificazione strategica intanto è normalmente vista in una dimensione processuale, cioè quindi come un qualcosa che delinea le strategie, gli obiettivi, le finalità e cerca costantemente anche di aggiornare queste strategie tenendo conto degli esiti. E allora noi ci accorgiamo che, per esempio, per il giurista è importante, e di questo lo statuto per esempio si dovrà far carico, cercare di differenziare pianificazione come atto finale documento e pianificazione come processo, perché in qualche maniera quando è atto noi dobbiamo però assicurare questo
progressivo adattamento nel tempo perché sia funzionale allo scopo. Questa non è un'operazione facile. E allora la pianificazione strategica è, come sappiamo, un metodo adottato, ci sono esperienze naturalmente al riguardo, ed un metodo adottato soprattutto per superare momenti di crisi. E voglio dire, ahimè, ci siamo proprio dentro. E allora momenti di crisi che sono di carattere generale e che sono crisi del territorio della città metropolitana in specifico. E allora bisognerà cercare di partire da questo e trovare linee dello sviluppo. E allora, e davvero mi fermerei a queste sollecitazioni dicendo questo. La prima questione, perché poi come evidente, insomma, il discorso si tiene tutto, cioè fare un discorso sugli organi, sui rapporti, sulle funzioni, sul coordinamento e sull'integrazione si trasferisce sulle competenze e si trasferisce su questa che per me è la prima competenza, per il quadro di tenuta. E allora la prima questione, come collegare la pianificazione strategica al decisore pubblico? Questo è il primo tema, cioè come collegarlo. Questo significa farsi carico, per esempio, di valutare l'iniziativa per la pianificazione strategica, di farsi carico del modo in cui va configurata la fase consultiva, del modo in cui questa fase consultiva va configurata, delle tipologie degli interventi e dei pareri. Va naturalmente anche considerato con attenzione il momento della decisione finale, laddove si debba trasferire in un documento. Naturalmente mi riferisco per esempio a maggioranze all'interno degli organi, perché è chiaro che questi schemi decisionali sono poi coerenti con le esigenze, questo è inevitabile. Allora, il primo momento, decisore pubblico. Secondo momento, e come collegare la pianificazione strategica alle posizioni dei privati. Il ruolo ovviamente dei privati e delle formazioni sociali è un ruolo essenziale. Intanto si parla di pianificazione strategica in quanto c'è non già l'isolamento o la solitudine del decisore pubblico, ma c'è un decisore pubblico che si fa carico di ascoltare, di recepire, perché ci dovrebbe essere, laddove sia interpretato nella maniera corretta questa funzione, ci dovrebbe essere un coinvolgimento per la strategia sul territorio, quindi la complessiva strategia sul territorio. E quindi questo significa tener conto di che cosa si vuol fare della sussidiarietà orizzontale, quindi ovviamente inserirla, prevederla nello statuto, ma forse questo non è sufficiente. Voi sapete bene che l'esperienza degli statuti, lo dicevo l'altra volta, a cominciare, ahimè, dagli statuti regionali, non è una delle esperienze più felici, perché le norme statutarie sono state il più delle volte interpretate e comunque considerate così come principi di carattere generale. Fare questa operazione naturalmente non porta da nessuna parte, perché si possono anche scrivere cose meravigliose, ma poi sul piano concreto servono a poco. Quindi trovare la via intermedia tra la norma, che comunque deve essere una norma generale, perché lo statuto certo non potrà disciplinare nel dettaglio, ma la norma che sia norma giuridica, trovare questo momento di sintesi è un'operazione complicata. E ovviamente, io facevo, e con questo davvero concluderei, io facevo riferimento ad una previsione dello statuto della città metropolitana di Milano, che è una previsione attenta a questa funzione, perché per esempio ricorre anche a meccanismi giuridici per rendere il piano strategico realmente un piano che condiziona. Uno dei meccanismi è quello che, laddove il comune si discosti dal piano strategico, vi debba essere una motivazione. Quindi è evidente che poi ci possono essere sistemi, schemi giuridici per arrivare al risultato. Ma la domanda è ancora una volta, quindi la questione che viene posta, questo meccanismo che secondo me questo dello statuto della città metropolitana di Milano, che è sicuramente da un punto di vista formale un meccanismo
che presenta molti pregi, va bene per una realtà diversa? Ecco, questa è una domanda che bisogna porsi, perché il modello, lo schema dell'azione può essere comunque, diciamo così, importato, nel senso trasferito anche a realtà differenti, oppure nel fare questa operazione, ovviamente tenendo conto anche della bontà tecnica, noi dobbiamo tenere conto di altro, perché è quello che caratterizza il nostro territorio. E allora, vedete, le domande sono ovviamente tantissime, le sollecitazioni sono notevoli, inevitabilmente, tenendo conto di quello che deve essere lo statuto, di quali risposte può dare, e deve essere dal momento della partecipazione, dalla decisione politica e dalla decisione pubblica, poi quello che deve venire fuori ai fini della prescrizione giuridica normativa. E mi fermerei così. Grazie. Grazie. Grazie al professore Cocozza per la lucida introduzione. Io, quando abbiamo fatto l'incontro lunedì scorso, sono partito da una domanda che ho rivolto ai sindaci. Cerchiamo di capire come lo statuto deve essere costruito per poter riuscire a dare quelle risposte sul piano operativo, sul piano economico, sul piano dello sviluppo alle nostre comunità, che noi oggi con i nostri strumenti attuali di carattere istituzionale non riusciamo a dare. Il tema sostanzialmente è questo, e quindi cercare di fare dello statuto proprio quello strumento operativo che consente poi alla città metropolitana di porsi come quella istituzione che riesce in qualche modo, perlomeno è predisposta a dare delle risposte di governo del territorio, che oggi con gli strumenti che noi abbiamo a disposizione e con una realtà completamente mutata non riusciamo più a dare alle nostre comunità. Questo mi sembra il tema principe del nostro dibattito, ed è su questo tema principe che io passo la parola quindi poi all'urbanista e all'economista. Professore Mocce, prego. Allora, il punto di partenza che io vorrei usare, diciamo, in questa conversazione è diciamo, una prima riflessione sul passaggio dalla provincia alla città metropolitana. Nella provincia noi consideriamo, diciamo, quest'ente come un'aggregazione di comuni. La metropoli, invece, è un'entità, perlomeno per come gli studi geografici ci hanno consegnato, che è, diciamo, unitaria, nel senso che è costituita da un sistema di relazioni interne, che anche se si tratta di un fenomeno territoriale complesso, e quindi composto da più parti, queste parti interagiscono tra di loro per essere un'unità funzionale. Quindi, quando si parla di città metropolitane, quindi dell'organo di governo di questa entità, stiamo parlando di qualcosa probabilmente molto diverso da quello che è, diciamo, una provincia. Ora, diciamo, una questione che ha molto agitato il dibattito fino ai nostri giorni, in questi ultimi tempi, è stato, diciamo, qual è questa unità funzionale che si chiama metropoli e quanto la città metropolitana coincide con questa entità funzionale.
Ecco, probabilmente in questo noi abbiamo anche un lascito, perché già nel 1991 ci sono state varie proposte di perimetrazioni della città metropolitana e diciamo ancora ci sono vari studi quali fanno intendere come questa entità sia un'entità superiore alla stessa delimitazione della provincia. Però, visto che oramai la legge ha stabilito che la città metropolitana coincide con la provincia, nelle norme di statuto probabilmente è opportuno riflettere su questa divergenza tra metropoli e città metropolitana. Sono stati appena pubblicati i sistemi locali del lavoro 2011, costruiti sulla base del censimento 2011, da cui si ricavano alcune indicazioni di come funziona questa unità metropolitana, sulla base appunto i sistemi locali del lavoro sono individuati sulla base dei movimenti di pendolarità quotidiana, e quindi un sistema di interrelazione casa-lavoro o comunque mobilità all'interno dell'area metropolitana. Si vede che i sistemi locali del lavoro all'interno della provincia di Napoli sono diversi, e una caratteristica che lo unifica è appunto il livello di densità, come anche un certo grado di intensità relazionale, soprattutto che si tra l'altro dispone secondo delle direttrici abbastanza chiare, e anche in questo modo si ha una conferma di cose in fondo penso abbastanza note, come appunto l'asse per Nola oppure l'asse per Caserta, no? Sono diciamo le due direttrici su cui diciamo si regge in realtà diciamo questa città metropolitana. Quindi diciamo, nella delimitazione della città metropolitana abbiamo poi anche dei paradossi, cioè per esempio l'unione dei comuni della città Tellana sarebbe divisa a metà, l'Agro Nocera Sarnese è divisa a metà, e appunto gli assi verso Caserta e il Pola Versano sono tenuti fuori. Quindi quali sono le opportunità che diciamo possono essere utilizzate all'interno dello statuto per diciamo così attenuare questi problemi? C'è stato anche qualcuno, qua c'è Biondi, il quale ha parlato appunto che quando noi andiamo a pensare alle interrelazioni funzionali abbiamo delle geometrie variabili rispetto a determinate funzioni, diciamo abbiamo una determinata perimetrazione territoriale che diverge da altri, quindi c'è anche diciamo una variabilità in qualche modo delle perimetrazioni, variabilità che praticamente non è possibile con un ente, perché un ente deve avere dei confini certi, non può cambiare il giorno dopo, tenere 3 comuni in più e il giorno dopo 5 in meno, è una cosa che non è gestibile in termini amministrativi, però ci possono essere degli strumenti che sono per esempio gli accordi con i comuni esterni alla città metropolitana che possono essere costituiti in funzione di questi problemi, e quindi anche una dimensione di pianificazione. Nell'ambito di un processo di pianificazione possono essere coinvolti non solamente i comuni della città metropolitana, ma anche quelli che sono esterni alla città metropolitana, anche in maniera differenziata sulla dimensioni specifiche che si vanno ad affrontare. Quindi diciamo una risposta probabilmente ancora parziale rispetto a questi dibattiti che si sono sviluppati negli ultimi tempi probabilmente potrebbe anche trovare posto all'interno dello statuto. Un altro argomento di cui si è discusso molto, che perché è direttamente collegato alla elezione diretta del sindaco metropolitano, è la divisione del comune in aree omogenee. Quindi io ho provato un poco a vedere se è possibile e che cosa succede a realizzare questa divisione in aree omogenee. E
diciamo, c'è la possibilità, diciamo, questo è semplicemente un esercizio in cui il Comune di Napoli viene diviso in cinque aree omogenee, tutte quante intorno alla, ai circa intorno ai 200.000 abitanti. E quello che risulta interessante, diciamo, da questo esercizio, quindi esclusivamente di tipo dimostrativo ma non assolutamente di tipo definitivo, è che le aree omogenee forse sono meglio delle municipalità da un punto di vista perlomeno diciamo di corrispondenza con delle realtà urbane, urbanistiche rispetto alle attuali municipalità, le quali sono estremamente eterogenee. Basti pensare per esempio che abbiamo una municipalità che parte dal centro storico e arriva a Poggioreale, quindi mettendo assieme cose estremamente eterogenee tra di loro. Quindi la opportunità di creare aree omogenee all'interno del Comune di Napoli potrebbe essere un'occasione buona per avere, diciamo, una migliore corrispondenza tra l'unità amministrativa e le realtà di fatto che si vanno a realizzare. Naturalmente questo poi lascio da parte quello che riguarda invece il problema politico del senso, diciamo così, delle municipalità in termini di poteri amministrativi e di ruoli e funzioni che hanno, che naturalmente è un altro aspetto. Per quanto riguarda invece le aree esterne al comune, qua abbiamo una tradizione già fortemente radicata, perché parte dai patti territoriali, dalle politiche di sviluppo locale, passa attraverso il piano territoriale regionale, che già di fatti ha consolidato un'organizzazione in aree omogenee a cui si può rimandare, e anche in questo caso diciamo, ci sono degli elementi di riferimento per poterci lavorare. Passiamo, diciamo, adesso, diciamo, agli scopi dell'urbanistica. Ecco, io, diciamo, per fare veramente un'estrema sintesi propongo questa interpretazione. Lo scopo dell'urbanistica è quello di avere una città efficiente. Ora, che cosa significa città efficiente? Cambia nel tempo. Quando avevamo la città industriale, allora c'era un modello di efficienza, zone omogenee, buona circolazione, flussi di traffico efficienti. Oggi che cosa significa avere una città efficiente di fronte all'esauribilità delle risorse naturali, al riscaldamento globale? Abbiamo, diciamo, l'efficienza è diventata l'efficienza energetica e ambientale, e la quale naturalmente riduce i costi esterni alle imprese, non solamente crea un ambiente più vivibile, ma anche un vantaggio per le imprese. Ora, di pianificazione di area vasta noi abbiamo poche esperienze. L'ultima però, quella dei piani provinciali, è una stagione che bene o male si è sviluppata, non si è ancora chiusa, perché diciamo, se pensiamo solamente alla nostra regione, 4 province su 5 hanno approvato i piani provinciali e hanno sviluppato un'attività di pianificazione di area vasta. Questa pianificazione è stata essenzialmente una pianificazione di coordinamento, ovvero sia un'attività di guida e indirizzo per i piani comunali. Cioè, il piano provinciale, più che essere, diciamo, un'iniziativa autonoma e autoconclusa in se stessa, ha funzionato come una guida per la pianificazione dei comuni, i quali sono stati comunque il centro essenziale della pianificazione. Quindi questo è un poco, secondo me, quello che si è verificato ad un bilancio della stagione dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Ora, i vantaggi, quali sono stati gli aspetti positivi di questa pianificazione? Prima di tutto che c'è stata un'unificazione della pianificazione di settore, una semplificazione importante, perché avevamo piani di bacino, vari tipi di vincoli, le sovrintendenze e così via. Quindi tutto questo è stato messo assieme in una
in una unificazione del piano provinciale. Si sono accentuati particolarmente gli aspetti ambientali, soprattutto sulla base delle diciamo così, della individuazione delle aree naturali protette, ma anche delle aree di pregio ambientale, e si è poi agito nei confronti dei comuni attraverso una guida nel dimensionamento dei piani comunali relativamente alla residenza. Dove si è fatto meno è stato nel campo delle dotazioni territoriali, ovvero sia proprio in quegli aspetti strategici che diceva prima il professor Cocozza. Quindi nell'integrazione tra trasporto e insediamento, nelle questioni paesaggistiche che naturalmente per motivi legislativi erano rimaste in tutt'altro ambito. Ora, come si sono comportate le province in questa attività di pianificazione di area vasta? Alcune province hanno sviluppato soprattutto un ruolo di controllo e di valutazione, cioè facevano le bucce ai comuni, dicevano qui hai fatto bene, qui hai sbagliato. E questo non mi sembra che sia stato, diciamo, l'attività più produttiva. Invece altre province hanno svolto una importante attività di animazione, indirizzo ed accompagnamento ai piani comunali. E questo mi sembra che sia stato invece un'attività più proficua. Quindi nelle attività di coordinamento come compiti della città metropolitana, io suggerirei di guardare soprattutto a queste esperienze positive di quelle province le quali hanno svolto un compito di sostegno ai comuni piuttosto che un compito di sanzione nei confronti dei comuni. Ora, per fare questo però che cosa ci vuole? Ci vuole una struttura tecnica competente e con sufficienti risorse umane e materiali. Le province che avevano queste risorse sono riuscite a farle. Quelle che si sono comportate nell'altro modo erano proprio quelle che non avevano queste risorse. Ma la pianificazione metropolitana si deve limitare esclusivamente alle diciamo, opere di coordinamento, oppure deve essere un qualcosa di più, cioè, ovvero sia deve provare a incidere su argomenti di carattere esclusivo, che riguardano solamente la città metropolitana e che si aggiungono e vanno al di là di quelle che sono le pianificazioni dei comuni e del coordinamento tra i comuni. Allora, per diciamo, rispondere a questa domanda, secondo me bisogna farne un'altra. Allora noi potremmo stabilire che la pianificazione metropolitana ha diciamo, questo carattere esclusivo se riusciamo a rispondere alla domanda: esiste una comunità metropolitana napoletana? Esistono, si possono individuare degli interessi di questa comunità metropolitana? Ora, da questo punto di vista, non tutte le città metropolitane sono uguali tra di loro. Ci sono città metropolitane dove l'insieme dei comuni è estremamente eterogeneo e fortemente caratterizzato da una reciproca autonomia, per cui al di là di una posizione di coordinamento non si può andare. Il problema è se Napoli invece ha questa forza di individuarsi come una comunità metropolitana. Un indizio per ragionare in questi termini è che nel linguaggio comune, se un abitante di Portici o di San Giorgio a Cremano o di Acerra si presenta con un milanese quando sta a Milano, è molto probabile che dice io sono di Napoli, a differenza di uno di Monza che dice io sono di Monza, non dice sono di Milano. Quindi questo è un indizio che però, diciamo, è un indizio labile che andrebbe restituito comunque al dibattito pubblico. Siamo in grado di individuare qualcosa che ci unisce come metropoli napoletana? E questa, diciamo così, è la premessa per capire se c'è una necessità esclusiva. La seconda aspetto per comprendere ancora se noi dobbiamo individuare degli argomenti che vanno intestati direttamente alla città metropolitana è di, diciamo così, carattere più pratico. E consiste nel fatto che ci sono molte attività che i comuni non riescono a svolgere, soprattutto quando sono grandi progetti, quando sono delle opere molto importanti, molto complesse, molto difficili, che capitano
casualmente all'interno di un comune, ma sono chiaramente di interesse sovracomunale, e che i comuni non hanno, diciamo, quelle risorse di personale tecnico e di personale amministrativo e anche altri tipi di risorse che sono in grado di fare fronte a progetti complessi. E allora questa, questa capacità ce la può dare la città metropolitana. In altri termini, la città metropolitana ci può dare un quid in più rispetto a quello che noi abbiamo attualmente, o sono esclusivamente o esclusivamente una riorganizzazione di quello che c'è. D'altra parte, lo spostamento delle competenze può andare in tutte le direzioni. Non è detto semplicemente che la città metropolitana deve prendere competenze dai comuni, ma potrebbe anche cederle. Io mi chiedo, per esempio, scuole e strade che sono state tipiche della provincia, ha ancora senso che li faccia la città metropolitana? Oramai scuole e strade facciamo la manutenzione, non è che facciamo chissà che. Quindi potrebbe anche essere pensato che ci siano degli spostamenti verso il basso di competenze, ma lo spostamento verso il basso sono soprattutto le competenze regionali di cui ha bisogno la città metropolitana. Ci sono le elezioni regionali tra poco. Ecco, probabilmente i candidati alle elezioni regionali dovrebbero esplicitare quali sono le deleghe di competenze che vogliono fare nei confronti della città metropolitana. E quindi ho provato un poco a fare un elenco di quelli che possono essere gli interessi della comunità metropolitana. E in primo luogo, qualcosa a cui noi non badiamo molto è vedere questa città nel contesto in cui si trova, e in particolare nel contesto europeo. Che ruolo svolge la città metropolitana di Napoli nel sistema urbano europeo? È un ruolo marginale ed è un ruolo che gli ha portato anche ad una fase di decadenza, ma questa decadenza dipende esclusivamente dal ruolo geografico, dipende anche da altri fattori che investono la sua capacità di governo e le funzioni delle classi dirigenti e le strategie che mette in atto. E poi abbiamo le sue caratteristiche di popolazione, che sono di vario genere, e quindi io debbo essere rapido e non ve li enumero completamente, così come riguarda i luoghi e lo spazio. Cosa il piano territoriale? No? Allora, Cocozza prima ha parlato molto del piano strategico. Ora su questo, nell'ambito dei pianificatori, c'è molta confusione, perché molto spesso si confonde il piano strategico con il piano strutturale. In realtà il piano strutturale è il piano delle tutele, ecco, ha fatto una lista di tutele, e il piano invece strategico è il piano delle trasformazioni. Alcuni colleghi, per esempio l'assessore del comune di Bologna, si è ribellato quando ha letto nella legge che il piano strategico aveva durata triennale. In realtà è stato messo il piano triennale perché corrisponde al piano delle opere pubbliche, e il fatto che corrisponda al piano triennale delle opere pubbliche significa inserito nel bilancio dell'ente, e il fatto che è inserito nel bilancio dell'ente significa che il piano strategico organizza anche l'attività dell'ente, e questa filiera non mi sembra una filiera virtuosa, in modo tale che ci sia, la strategia sia il modo con cui l'ente funzioni. E ci sono alcuni obiettivi che sono obiettivi prioritari e una visione che è indispensabile. Ma poi l'ultimo punto, e finisco qui, è bisogna assicurare al piano strategico una capacità operativa. Non è sufficiente. Finora noi ci siamo sempre limitati a fare in modo che i piani fossero dei bei disegni, semmai anche fatti bene, delle belle prospettive, ma il problema è che debbono diventare trasformazione della realtà. Perché questa possa come questo si può attuare? Si può attuare se c'è consenso intorno alla visione strategica, c'è consenso intorno alla visione strategica, ovvero sia un punto essenziale è quella
coinvolgimento dei privati, che dicevo prima Cocozze, e a questo scopo nello statuto prevedere organi appositamente concepiti per avere una stabile consultazione con le forze esterne all'amministrazione è un provvedimento che da un punto di vista statutario potrebbe fornire delle utili conseguenze. Grazie. Grazie. Grazie al professore Morci, perché ci dà modo anche di entrare nei contenuti, in argomento e anche nella ripartizione delle competenze sui vari livelli di funzioni e di organi tra regione, città metropolitana, aree omogenee e quant'altro. Allora io adesso do la parola al professor Lo Cicero per qualche considerazione di carattere più squisitamente economico e poi apriamo il dibattito. Un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Grazie. Buongiorno, buonasera, grazie di questo interessante incontro che l'onorevole Tuccillo ha organizzato e soprattutto grazie per avere di fronte due persone che fanno un mestiere diverso dal mio, nel senso che è interessante proprio in queste circostanze che ognuno riesca a trovare le relazioni con l'altro. Io sostengo che la relazione è meglio della giurisdizione, diciamo, meglio stare insieme che stare dentro l'angolo di un tema che devi sempre ripetere più o meno uguale. Allora, partiamo dalla terza, quart'ultima slide che il professore Moccia ha segnalato. Non so se l'avete notata, si sa l'Europa, e diciamo, io pensando di fare questa conversazione con loro sono andato a cercare esattamente la stessa slide. Ci siamo, diciamo che è una slide di Espon, una struttura diciamo, dell'Unione Europea che distribuisce informazioni. Che è successo? Una struttura dell'Unione Europea che distribuisce informazioni. Tutto più alto. Meraviglioso. Allora, se voi avete dato uno sguardo a questa slide, ci stanno due metropoli gigantesche, Parigi e Londra, erano delle palle, se la rimetti un momento, scusa, due metropoli gigantesche che sono Parigi e Londra, poi ci sta invece sul lato della Germania, verso destra, ci sono 4-5 città piuttosto robuste, vedete tutta quella roba che sta sulla destra e sono dei pentagoni piuttosto robusti, e poi ci stanno invece tre città piuttosto robuste che stanno in Italia, Milano, Roma e Napoli. Siamo abbastanza fortunati in questo caso, cioè partiamo dalla circostanza che in Europa ci si immagini che Napoli sia un'area metropolitana potenziale e ci si immagina però anche, se uno guarda quella slide, che questa area metropolitana potenziale sta veramente molto lontano. I francesi dicono che Parigi-Londra più quella roba dei tedeschi si chiama la banana blu, i tedeschi dicono che si chiama il pentagono, perché loro sono più tosti, pentagon. La verità è che là c'è il cuore dell'Europa, ma se là c'è il cuore dell'Europa ne deriva diciamo, una conseguenza abbastanza imbarazzante, che a chiunque voi chiediate, così come diceva il professore Moccia, l'ultima metropoli meridionale dell'Europa che si affaccia sul Mediterraneo si chiama Milano, cioè nessun altro diciamo, direbbe che c'è qualcosa di diverso da Milano come metropoli che si affaccia sul Mediterraneo. E quindi partiamo da questa diciamo, circostanza per capire in quattro punti, faccio proprio quattro osservazioni, che cosa noi potremmo fare per ottenere diciamo, da Napoli il risultato di riuscire una volta tanto a diciamo, come si può dire, sorpassare Milano, cioè togliere a Milano questa diciamo, nomea di essere l'ultima metropoli europea a cavallo del Mediterraneo, pronta ad entrare nel Mediterraneo e far diventare noi questa metropoli europea capace di entrare nel Mediterraneo. Il primo punto è un punto molto diciamo, interessante, perché il rischio che noi abbiamo sia dalla in relazione che ha tenuto il professore Cocozza sia dalla relazione che ha tenuto il professore Moccia, il rischio che noi abbiamo è quello che questa nostra aspirata area metropolitana di Napoli diventi la ripetizione di un fenomeno che Napoli ha già conosciuto e che diciamo, si è risolto molto male. Napoli alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento è stata capace di avere uno scatto di reni incredibile, superata diciamo, il trauma di avere perso la capitale, è diventata una grande metropoli.
No, perché è diventata una metropoli dove è arrivato di tutto. A parte che c'erano 1 milione di abitanti, qui sono arrivati tutti gli stranieri possibili del mondo, dagli inglesi ai francesi, tutti sono venuti a Napoli, perché Napoli era più grande di Milano, cioè aveva più operai di Milano dal punto di vista della meccanica. Quindi noi abbiamo avuto a un certo punto questo fiore del comune di Napoli che si è aperto enormemente. Purtroppo questo fiore, subito dopo il fascismo e nel periodo che diciamo è andato dalla ricostruzione più o meno agli anni 70, questo fiore che ha fatto è diventato assolutamente incontinente. Se ne sono andati Edoardo De Filippo e Francesco Rosi, se ne è andato Giorgio Napolitano e Felice Ippolito, se ne sono andati tutti quelli che sapevano fare qualcosa e che erano la testa e la classe dirigente di Napoli. E se una cosa diciamo diventa incontinente, diventa anche inconcludente. Infatti dal 92 oggi questa è una città inconcludente, proprio sono 30 anni che non conclude niente perché non capisce nemmeno dove sta, visto che si è persa sia le sue radici che molte altre cose. A questo non è una questione, come dire, di chi c'è oggi, è una questione di un processo che l'ha svuotata. Quindi molto meglio se noi diciamo da questo svuotamento riuscissimo a portare avanti l'idea della metropoli. Qual è però il problema che noi abbiamo e che io dico è un'ambigua opportunità questa? Il problema è che questa nostra metropoli, come ce l'ha raccontato molto bene il professore Moccia, è un pezzettino piccolissimo della Campania, solo il 10% della Campania è la provincia di Napoli. Questo pezzettino della Campania tiene 4 milioni di abitanti e se ci mettete un po' di circostanze intorno, basta mettere un poco di roba del casertano, un poco di roba dell'agro nocerino sarnese, e questi 4 milioni possono diventare anche 5 volendo, o quasi, diciamo. Allora il problema qual è? Questa cosa così piccola e così densa è capace di essere una metropoli? E questa è una bella domanda, perché se per essere capace di essere una metropoli, il professore diciamo ce l'ha accennato, diciamo, la metropoli è una macchina sociale, è una cosa che somiglia molto a una grande impresa. Dentro una metropoli o dentro una città, la metropoli in fondo è una città al quadrato, diciamo, dentro una metropoli ci sono strutture pubbliche, strutture private, ci sono cose, strutture condivise, ma ci sono anche cose che si comprano, palazzi interi, diciamo, e di conseguenza diciamo nelle metropoli succede che la somma diventa più piccola dell'insieme. Infatti in tutte le metropoli del mondo ci va un sacco di popolazione. Più gente mettete nelle metropoli, più quelle metropoli sono capaci di essere iperadditive, come si dice in matematica, cioè la somma diventa più piccola dell'insieme. Noi invece come siamo combinati in questo momento? Oggi se noi andiamo a vedere questo territorio della provincia di Napoli, questo territorio è ipoadditivo, perché la somma è meno diciamo di quello che dovremmo trovare, perché non ci sono in questa provincia né connessioni né relazioni. Noi abbiamo costruito un sacco di cose, abbiamo costruito le metropolitane, abbiamo costruito gli inceneritori, abbiamo costruito le strade, però noi sappiamo costruire ma non sappiamo né mettere in comune le cose né soprattutto offrire con quelle cose servizi alla popolazione. Se voi chiedete a chiunque, a uno che sta a Casoria, a uno che sta a Fragola, a uno che sta a Napoli, se è contento dei servizi che ha, vi sputo in faccia, cioè vi dice sentite, lasciate perdere, non voglio parlare di questo. E diciamo, e il problema è proprio questo, il problema è che noi siamo non in una condizione, dice, ce la possiamo fare perché ci hanno detto che siamo una metropoli, cioè questa bella slide che dice voi siete la terza città importante d'Italia, fate la metropoli. E la verità è che noi dobbiamo fare una metropoli a partire, come dire, da meno zero, da sotto zero, perché tutto quello che abbiamo è un enorme disordine entropico, è una distribuzione di infrastrutture, di case, di residenze che invece che servire la gente non serve quasi a niente, o comunque crea sempre e comunque una serie di problemi. Quindi questo è, diciamo, secondo me il problema fondamentale, il primo problema, ed è il primo problema dove, diciamo, secondo me quella cosa che ho detto all'inizio va ripensata, cioè bisogna pensare in termini di relazione e non di giurisdizione. Io non sono un giurista, non voglio rubare il mestiere al professore Cocozzi che ha fatto una straordinaria, diciamo, e interessante descrizione, e tra l'altro mi ha anche informato che molti hanno già fatto lo statuto, il che vuol dire che siamo in grave ritardo, ma comunque diciamo io penso che fermo restando tutta l'intelligenza che i giuristi ci devono mettere, il nostro problema non è appunto la giurisdizione, che cosa deve fare ogni ente o ogni parte dell'ente, ma quello che deve essere la relazione condivisa perché questa cosa, che è la metropoli, si possa effettivamente realizzare. Seconda puntata, punto numero 2, più facile. Se questa diventa la metropoli,
diciamo, bisogna cancellare la regione Campania. È un po' provocatorio. No, ma non serve, nel senso che se una cosa, la regione Campania ha 6 milioni di abitanti, se c'è una cosa che ce ne ha 4, che bisogno c'è di avere una regione con 6 milioni di abitanti? Questo, diciamo, non è solo un'opinione così peregrina. Io sono convinto che 20 regioni in Italia sono troppe e troppo diverse tra loro. L'ho scritto un sacco di volte, anche molti anni fa, diciamo, sono un fissato del fatto che le regioni non servono a niente, cioè sono una cosa inutile, ridondante, in questo senso non servono a niente. Che cosa noi dovremmo fare quindi? Dovremmo ritrovare un equilibrio che c'era ai tempi degli Angioini, diciamo, ed è durato per molti secoli, tra questa grande metropoli che dovrebbe essere Napoli e il Mezzogiorno continentale, punto. Il Mezzogiorno continentale non c'ha nessuna città che è più grande di 200.000 abitanti, ma questa rete di piccole e medie città, ci sono anche quelle più piccole di 200.000 abitanti, questa rete di piccole e medie città funziona ormai meravigliosamente. La differenza con gli aragonesi è che qua dovevano venire a vedere la corte aragonese che era splendente, adesso qua non ci vuole venire nessuno di quelli del Mezzogiorno continentale, stanno molto meglio a Bari, a Salerno, a Lecce, sono tutte città dove si vive straordinariamente meglio che a Napoli. Quindi da questo punto di vista la seconda puntata di questa nostra, diciamo, attenzione deve essere a provare a discutere. Non voglio dire di fare una cosa brutale, chiudete le regioni, ma perlomeno creiamo un coordinamento tra le regioni. Facciamo che tutte le regioni del Mezzogiorno continentale fanno un piccolo coordinamento e si inizia un percorso istituzionale per provare a fare una macro regione. Al centro di questa macro regione, se fossimo così bravi dal fare l'area metropolitana di Napoli, ci sarebbe una metropoli contro una macro regione. Quanta gente saremmo in questa macro regione? Circa 14-15 milioni di persone, un poco di meno dei Paesi Bassi, tanto per capirci, sicuramente di più della Grecia e del Portogallo, se fossimo uno Stato abbastanza importante in Europa. E naturalmente questo non è poco, cioè questa è la dimensione alla quale noi dobbiamo, diciamo, in qualche modo concorrere, è una dimensione che questo può raggiungere e sarebbe una dimensione molto interessante, come diceva il professore Moccia, se la metropoli diventasse veramente il cuore di questo sistema. Naturalmente se questa, diciamo, partita numero 3, ovviamente, di nuovo non sono un giurista, ma qua ci metto un altro piccolo suggerimento, un'ipotesi offerta al professore Cocozza. In questo caso la metropoli dovrebbe fare il government e, diciamo, la regione dovrebbe fare la governance, perché gli inglesi sono intelligenti, usano due parole, non una sola. Il government è la conduzione della macchina sociale, la governance è l'insieme delle relazioni che si stabiliscono tra la macchina sociale e tutto il resto che la circonda, la macro regione. Quindi la governance è più la relazionale, offre relazioni, offre opportunità di relazioni, e invece il government è far funzionare la macchina sociale. Ovviamente su questo punto dobbiamo stare molto molto attenti, perché su questo punto, diciamo, tra governance e government e sul punto degli statuti, insisto, sono un dilettante nel diritto pubblico, ma è una cosa che mi è venuta in mente proprio sentendo quello che diceva il professor Cocozza. A me piace molto, diciamo, la Costituzione americana. Nella Costituzione americana non c'è scritto tutto quello che si deve fare, c'è scritto chi deve fare quello che si deve fare quando in futuro nessuno saprà come farlo. Questo è, diciamo, quello che succede, cioè perché noi sappiamo che nel futuro non ci saremo, e quindi nella Costituzione non si scrive che si deve fare, si scrive come le organizzazioni della Repubblica o dello Stato o dell'Unione, come quelle organizzazioni devono essere pronte non solo a capire di che si parla, quindi non solo a capire i contenuti, ma a capire anche il compito che gli spetta quando nel futuro accadrà una cosa che poteva essere giudicata inaffidabile. Scusate, quelli quando gli hanno bombardato le Torri Gemelle hanno fatto una reazione di un certo tipo, diciamo, quindi l'hanno fatta anche in un tempo abbastanza rapido, proprio perché la Costituzione diceva che il Presidente lo poteva fare quello che doveva fare, e così di conseguenza. Quindi governance e government, ma anche attenzione a non cristallizzare i contenuti degli statuti. Questo, diciamo, io non lo so fare uno statuto, ma, diciamo, mi permetto di suggerire che si debba cristallizzare il meno possibile e gestirlo in termini di compiti e di contenuti.
Siamo arrivati al terzo e al quarto punto, ve li dico rapidissimamente. Il terzo punto è facile. Se noi fossimo capaci di fare tutto quello che ho detto, prima e seconda puntata, l'area metropolitana e la macroregione, beh, a questo punto diciamo, facciamo una pernacchia ai milanesi, perché a quel punto siamo veramente diciamo, quelli che sono la porta sul Mediterraneo. Se siamo la porta sul Mediterraneo, noi abbiamo tre fronti di lotta, come si diceva una volta. Dobbiamo andare sul Nord Africa, dobbiamo andare sui Balcani, dobbiamo andare sul Medio Oriente. Il Mediterraneo non è più un mare chiuso, questo nessuno ha capito. Il Mediterraneo adesso è un canale, si entra da Suez e si esce da Gibilterra. E quindi in questo canale non possiamo fare in modo che tutti quanti se ne vanno al piano di sotto e noi restiamo al piano di sopra, perché non abbiamo un adeguato sistema dei porti, tanto per dire la più scema delle cose che si possono dire. La verità però è che diciamo, questo attacco al Mediterraneo deve essere un attacco diciamo, molto duro, perché siamo in una condizione geopolitica drammatica, noi siamo in guerra, nessuno lo vuol dire, ma noi siamo in guerra su quasi tutti i fronti che io ho descritto, i Balcani, il Medio Oriente e il Nord Africa. Che cosa deve fare? Ci vuole una grande forza politica e morale, bisogna cercare di uscire dalla struttura della guerra e di entrare nella civiltà degli scambi. Quando le persone scambiano, guadagnano tutti quanti, sia se scambiano idee, sia che scambiano merci. Quando le persone si vengono ammazzate tra di loro, si ammazzano, e si ammazzano tutti, si ammazzano quelli di qua e quelli di là. Quindi noi dobbiamo uscire dalla guerra e cercare di proiettarci nella civiltà degli scambi. Questo sarebbe possibile se fossimo una grande macroregione e se fossimo una grande area metropolitana. E l'ultima cosa, veramente, e concludo, è un po', dice, vabbè, una cosa che riguarda l'economia nel senso tradizionale, come si dice, ma noi tutto sommato diciamo, vabbè, questa cosa metropolitana, ma ci è caduto in testa un'altra invenzione di Renzi, mentre invece noi scrutiamo l'orizzonte ormai da molto tempo per capire se ci sarà la crescita. Ora, signori miei, c'è una storia che diciamo, basta guardare così, cioè, basta guardarsi all'indietro. Diciamo. Fino al 1970 questo paese è cresciuto anche al 6-7%, come cresce oggi la Cina. Questo paese è cresciuto perché era amico degli americani, perché gli americani ci davano i soldi e perché noi riuscivamo a vendere diciamo, nel resto del mondo, perché siamo bravi a fare i manufatturieri. Noi non sappiamo che cosa è una materia prima perché non ce ne abbiamo, dobbiamo comprare le materie prime e poi sappiamo fare un sacco di cose perché le abbiamo fatte e le continuiamo a saper fare. Il problema è che tutto questo finisce con la prima crisi energetica a metà degli anni 70. Dalla metà degli anni 70 è facile entrare negli anni 80 ed è facilissimo per me che sono un po' più vecchio, ma anche voi, diciamo, più o meno siamo tutti della stessa età, diciamo, all'inizio degli anni 80 che succede? È una catastrofe, il terremoto, non una catastrofe geofisica, una catastrofe perché praticamente diciamo, il sistema si smonta completamente. Tutto quello che era il tentativo di mettere in piedi attraverso l'IRI di Saraceno, attraverso la Cassa del Mezzogiorno dei padri della Cassa del Mezzogiorno che doveva finire con gli anni 60 ed è durata invece fino al 94 trascinandosi come un cadavere, e diciamo tutta quella roba là non c'è più. E francamente diciamo, ho letto che il mio amico Sales vuole un ministro del Mezzogiorno, ma che non mi pensa un ministro del Mezzogiorno? È come quel film di Rambo, se, diciamo, se andate a prendere Rambo con gli sceriffi della città è come mandare i passerotti al gatto. Se mettiamo il ministro del Mezzogiorno mandiamo i passerotti al gatto, cioè tutti i marivoli del Mezzogiorno andranno da questo ministro del Mezzogiorno e lo corromperanno. Quindi da questo punto di vista leviamo questo ministro del Mezzogiorno da me e facciamocene una ragione. Noi dopo la crisi del 2008-2009 non avremo più la stessa Italia di prima, ma abbiamo davanti, e questa è la mia conclusione, un orizzonte sterminato, perché noi abbiamo davanti la possibilità di fare energia con il barile di petrolio che oggi costa la metà di prima e con una serie di energie sostenibili che chimicamente si stanno diciamo, producendo sul mercato, non le scemenze che faceva lei con le cose diciamo, con le pale. Oggi ci sono nuove tecniche per l'energia sostenibile che si possono utilizzare. Noi possiamo fare una cosa sterminata, utilizzare tutti i beni culturali ed ambientali del Mezzogiorno, a patto che questo grande attrattore sia, diciamo come dire, si guardi nello specchio con una grande industria del turismo. Noi non ce l'abbiamo questa grande industria del turismo, ci abbiamo moltissimi diciamo, ristorantini, qualche bed and breakfast e qualche albergo importante, ma è tutto talmente frammentato che chiamarlo industria del turismo è da fare ridere. Bisogna fare l'industria del turismo, che è una cosa delicata da fare. E poi soprattutto bisogna tenere in piedi e rimettere in piedi
l'avionica, la meccanica e l'agroalimentare, che sono le tre grandi, diciamo, componenti dell'industria manifatturiera nel Mezzogiorno. Queste tre grandi componenti dell'industria manifatturiera nel Mezzogiorno, siccome il professor Draghi ormai, diciamo, manda 60 miliardi di euro al mese in giro, e soprattutto, diciamo, mandando 60 miliardi di euro al mese in giro fa scendere l'euro rispetto al dollaro a 115, 114, anche a 112, quindi a un livello assolutamente basso, ci sono 20, 25, a volte anche 30 punti percentuali di scarto per andare a vendere all'estero. I miei amici che lavorano nell'agroindustriale, nell'avionica e nella meccanica stanno ricominciando non solo a vendere. Signori, a Melfi perché hanno riassunto gli operai? Perché gli serve di costruire le macchine per vendere, perché ora con l'euro a 111, a 112 le macchine si vendono pure in America, anche le macchine italiane, e quindi questo è il nostro futuro. Il nostro futuro sono queste quattro cose: industria del turismo e beni culturali, nuove energie, ma non nuove energie, diciamo, dei verdi, nuove energie con la tecnologia e lo sviluppo che si può fare oggi, le filiere e soprattutto, diciamo, e in contemporanea con tutto questo, la capacità di essere noi stessi in questo modo attori di una politica economica che è fatta per ora dalla BCE, ma che noi ci aspettiamo che sia la politica economica dell'Unione Europea nella prossima stagione. Questo per me è, diciamo, il côté di questa area metropolitana, se riusciamo a farla, e se ci riusciamo ne sarei enormemente contento. Grazie. Grazie. Grazie a Massimo Lo Cicero che ci ha portati in giro per l'Europa e per il Mediterraneo, e tuttavia, diciamo, la traversata a volo d'angelo che abbiamo fatto con lui mi sembra che tutto sommato aiuti molto anche la riflessione ulteriore, perché poi ritorna sul punto, perché il punto poi torna ad essere quello comunque di avere una unità che in tutto questo contesto riesca a far funzionare le cose molto meglio di quanto invece oggi non riusciamo a farle funzionare, e a partire appunto dall'unità primaria che è quella dell'area metropolitana di Napoli. Cioè se ha senso questa conformazione, questa definizione anche del perimetro territoriale, se questa, dentro questa unità c'è anche un'identità, come diceva il professore Moccia prima, e quindi la necessità a sua volta di un governo unitario dei processi e della vita anche di questa comunità, allora probabilmente, ecco, dalle considerazioni che faceva Massimo Lo Cicero, a maggior ragione possiamo tornare con forza sul tema, cioè quale area metropolitana, con quale profilo, con quali strumenti, con quali obiettivi, per realizzare cosa, per cercare di uscire, di provare a uscire in qualche modo da una condizione di estrema difficoltà che ha anche, diciamo, un andamento storico e che tuttavia in questa fase e quella prossima, ci auguriamo tutti, va anche verso una possibile fase anche di ripresa, e quindi come fare in modo che non si perda per l'ennesima volta il treno poi della ripresa delle nostre potenzialità di sviluppo e di crescita del territorio. Adesso passiamo quindi alla fase degli interventi. Il primo iscritto a parlare è Fulvio Bartolo della UIL. Poi alterniamo un po' così, poi c'è l'avvocato De Til, Tipaldi della CISL, che viene il presidente dell'ANCI. Credo che questa occasione sia molto importante, non dobbiamo assolutamente perderla e dobbiamo cercare di entrare nel merito. Allora, credo che l'oggetto sia lo statuto. Sì. Scriverlo al meglio possibile e tenendo conto di tutte le cose che sono state dette, credo che ci siano 4-5 cose, io devo essere brevissimo, quindi vado proprio per schemi, 4-5 cose che dobbiamo mettere all'interno dello statuto e su cui essere in qualche maniera tutti consapevoli dell'importanza. Io sono convinto, quando è stato detto non facciamo lo statuto una cosa, come dire,
ferma, che sta là immobile, che non è in qualche maniera capace di capire e di contenere all'interno tutti i cambiamenti che ci possono essere nei prossimi anni. Come la stessa cosa del piano strategico, deve avere una capacità di leggere l'attuale, ma di proiettarsi verso le questioni che sono più importanti. E ci sono alcune questioni di fondo che bisogna sciogliere, che credo che anche politicamente siano importanti da sciogliere, però da mettere all'interno dello statuto. Esempio: il Comune di Napoli, il rapporto tra il Comune di Napoli e l'area metropolitana. Questa è la prima questione fondamentale che va sciolta. Il professore Moccia credo che abbia individuato bene la questione quando ha detto, a questione di aree omogenee, di considerare il Comune come 5 municipalità, quindi 200.000 di media, tenendo conto che però questo introdurrà un problema tra i comuni. Teniamo conto che ci sono comuni che hanno 100.000 abitanti. Allora è stato giusto considerare e leggere da parte del professor Cocozza quello che ha già fatto Milano, che noi arriviamo per ultimi a fare lo statuto, quindi possiamo tener conto. Da una parte è uno svantaggio perché non siamo stati ancora capaci di farlo, però possiamo tener conto di tutto ciò che hanno fatto le due aree metropolitane, Roma e Milano, insomma, lasciamo stare le altre province larghe più che aree metropolitane, che sono Torino, Bologna e quant'altro. Allora, se consideriamo ciò, per esempio, mettere al centro l'unione dei comuni è un'altra cosa fondamentale. Considerare le aree omogenee come unioni di comuni, e addirittura mi pare che lo Statuto di Milano prevede che per statuto alcuni comuni si devono mettere assieme da un certo punto in poi di abitanti, non mi ricordo quando, è una questione fondamentale perché in qualche maniera favorisca e combatta il localismo che la fa da padrone nei nostri territori, e questo lo sappiamo bene. Quindi credo che questa sia una questione molto importante da considerare all'interno dello statuto, al di là delle questioni politiche e del governo politico delle varie questioni. L'altra questione è quella delle funzioni, perché non voglio poi lascio agli altri mano a mano. Quali sono le funzioni fondamentali che l'area metropolitana e il rapporto, quindi il travaso tra delle competenze della regione verso l'area metropolitana e quello dell'area metropolitana verso i comuni? Questa è anche una questione fondamentale per il governo dell'area metropolitana. Sono d'accordo quando lo Cicero diceva c'è un problema in quest'area di connessioni e di relazioni, e cioè che mancano queste cose. Mancano per varie ragioni, per questioni politiche, mancano per questioni di localismo, di combattimento tra territori limitrofi e quant'altro. Per poter fare ciò, allora, significa che noi individuiamo bene all'interno dello statuto quali sono le funzioni che assegniamo all'area metropolitana, anche in considerazione del fatto che oggi viene considerata un'area metropolitana costituzionalmente, cioè viene messa all'interno della Costituzione. Quindi è fondamentale ciò anche rispetto alle funzioni che essa deve prendersi. E deve prendersi e deve governarla. Noi in qualche maniera diciamo trasporti, diciamo sanità in qualche maniera, principalmente istruzione, quindi collegamento della questione delle trasporti, e la questione del ciclo integrato delle acque, ambiente insomma, però a partire dal ciclo integrato delle acque. Sappiamo bene che questo si scontra con delle realtà oggi completamente diverse, o anche con certe iniziative legislative della regione che hanno posto dei problemi grossi da questo punto di vista, ma ciò va messo. E se noi riusciamo ad avere un'unanimità di giudizio rispetto a questa cosa, anche dei 92 sindaci del comune, che è quella che oggi è considerata l'area metropolitana, poi lasciamo nello statuto la possibilità, come anche ha fatto Milano, che altri comuni poi in seguito si possono aggregare. Però partiamo da ciò per considerare questi alcuni fondamenti che noi mettiamo all'interno dello statuto. Grazie.
Grazie a te Fulvio, anche per la capacità di sintesi che è auspicabile, perché chiediamo appunto interventi rapidi e per fare in modo che tutti possano intervenire. Allora, l'avvocato De Tilla. Allora, 3-4 punti, grazie per l'invito. Io sono in rappresentanza del CUP che raccoglie tutti gli ordini professionali, ma qui sono presenti perlomeno una decina di presidenti degli ordini. Mi riferisco a Massimo Lo Cicero, che parla benissimo, ma da anni non lo ascoltano. Io faccio mia, sì, dice delle cose meravigliose e continua a dirle, ma nessuno lo ascolta. Mi pare ha detto delle cose molto interessanti, anzi noi delle professioni ci identifichiamo in gran parte delle cose che dice. Voglio fare, il primo punto è questo, siamo allo statuto, la città metropolitana è un obiettivo, ci sarà una gradualità certamente, non possiamo pensare che così come istituita oggi possa funzionare nel futuro. Noi siamo favorevoli alla città metropolitana, vogliamo concorrere al successo della città metropolitana, ma bisogna chiarire i rapporti con la regione, perché se i poteri stanno tutti alla regione e qui è solo un coordinamento non funzionerà assolutamente, perché la regione nella riforma costituzionale perde una serie di legislazione concorrente che torna allo Stato, non sarebbe male investire queste grandi città metropolitane di qualche potere in più. Questo è fondamentale, bisogna che lo statuto che l'amico Cocozza sta implementando preveda anche questa ipotesi, perché questo è un punto fondamentale. Il secondo punto che voglio dire, e naturalmente noi presidenti lo diciamo da 30 anni e non ci ascoltano, gli ordini professionali sono stati tutti riformati, hanno perso tutti la disciplina, sono diventati rappresentanti istituzionali, sono 100.000 professionisti, sono multidisciplinari e hanno una funzione di raccordo con le università. Si prevedono sempre le università ma non si prevedono mai gli ordini professionali. Allora cambiamo, perché la città metropolitana deve cambiare. Si può valere nello statuto la città metropolitana delle competenze, delle capacità degli ordini professionali prevedendo espressamente, perché non è, sentiamo le parti sociali, sentiamo le associazioni, sentiamo i sindacati, questa è una cosa diversa, questi sono enti pubblici che si sono uniti tutti quanti nel CUP che io rappresento, ma non rappresento per espropriare, rappresento solo per dire qual è il parere degli ordini. Allora finalmente prevedere gli ordini professionali, non lo fa la regione, non lo fa il comune, non l'ha fatto mai nessuno. Questa è una cosa molto importante per l'apporto che possono dare insieme alle università, che oggi sono preponderanti, è vero che molti universitari stanno con noi, ma una previsione esplicita per determinare un cambiamento. E questo è fondamentale. Poi, guardate, è chiaro, polizia metropolitana, tante cose metropolitane, ma qualche cosa in più di diverso si può fare. Bisogna vedere la regione, i poli innovativi, i poli formativi. Noi siamo grandi esperti in formazione e si affidano la formazione a associazioni aventi fine di lucro, gli ordini non hanno fine di lucro. Poli formativi, importante. Questa città metropolitana parte con i poli innovativi, con i poli formativi da prevedere nello statuto, con i poli culturali, insomma cerchiamo di invadere qualche cosa che fino ad oggi non ha formato oggetto del core business degli enti istituzionali precedenti, perché se dobbiamo fare una sommatoria non funziona, come ha detto il professore Boccia. Voglio dire ancora un'altra cosa che a mio avviso è fondamentale. La città metropolitana parte dal vertice, nessuno l'ha eletta, si sono eletti, d'accordo. L'obiettivo è farla eleggere la città metropolitana. Piano. Come si può arrivare a che i cittadini di Portici e le altre città si dicono facciamo parte della città metropolitana? Si può arrivare attraverso un istituto che non esiste ancora, ma bisogna istituire. Cominciamo a chiamare i cittadini attraverso una forma referendaria. Facciamo la città metropolitana, fa il referendum
chiama i cittadini sulle soluzioni, ma chiama non i cittadini della stessa città, chiama i cittadini di città diverse. Cominciamo a fare in modo, con una previsione espressa, questo è importante, nello statuto, su certe materie ben definite, certamente non può essere un referendum abrogativo o un referendum sostitutivo, ma può essere un referendum consultivo, a chiamare la gente, a far capire che c'è la città metropolitana, che quello che loro dicono può essere rispettato dalla città metropolitana. Allora, io non voglio andare avanti, però vi posso dire con tranquillità, veramente con grande tranquillità, che se finalmente un'istituzione territoriale intende godere delle capacità delle professioni, secondo me già questo fatto è un 10% in più del successo della nuova istituzione metropolitana. Grazie. Grazie, grazie. La parola a Giampiero Tipaldi della CISL e poi al presidente dell'ACEN. Buon pomeriggio a tutti, grazie al Presidente della Commissione Statuto che ci dà l'opportunità di discutere un attimo prima di quello che poi la Commissione, ma poi il Consiglio Metropolitano dovrà decidere. Parlando di Statuto, c'è un problema. Noi abbiamo questo problema sul fatto che, come al solito in Italia, quando si fa una riforma si fanno dei danni e poi si cerca di aggiustarli in corso d'opera. Noi che cosa stiamo facendo? Napoli è in ritardo per una sua peculiarità rispetto alle altre 10 città metropolitane. Noi siamo a Napoli e forse a Reggio Calabria, che non abbiamo ancora definito. Però qualunque cosa noi decidiamo, o meglio il Consiglio metropolitano dovesse decidere, c'è un piccolo problema che poi bisogna discutere non tanto col governo nazionale, professore, mi aiuti lei, ma con la regione Campania, perché su alcune competenze noi abbiamo un problema, non sappiamo ancora la regione che decide. E quindi abbiamo una difficoltà, per essere concreti, richiamando un po' insieme i vostri tre interventi, dove ognuno giustamente e brillantemente ha detto delle cose, che però poi qualunque cosa decida lo statuto della città metropolitana si dovranno in qualche modo adattare a scelte di livello superiore su determinate materie, tipo quella ambientale o altro ancora, in parte anche urbanistica, pezzo dei trasporti. Nel frattempo abbiamo anche una difficoltà di risorse, non solo umane, ma quello è un problema sindacale a latere, perché abbiamo personale in esubero, ma di mancanza proprio di disponibilità finanziaria. Per cui noi andiamo a decidere che faremo manutenzioni, ragioneremo di programmazione urbanistica, parleremo di trasporti, senza avere il minimo di risorse necessarie, perché eccetera eccetera. Allora, per essere concreti, va benissimo l'iniziativa che il Presidente e il Consiglio Metropolitano hanno fatto. Francesco, se possiamo ipotizzare in sede di stesura anche una riunione come questa, o meglio le tre riunioni programmate un po' con tutti, ma se possiamo anche a quel punto guardare preventivamente un po' di testi che vengono abbozzati dagli uffici competenti alla luce anche dei lavori di questi tre giorni che voi avete programmato, per poter cominciare ad entrare in uno schema, e qua concordo con quanto si diceva prima, non rigido, ma uno schema che consenta nel tempo, come richiamavi Massimo tu, di poter incidere successivamente, e quindi un vestito flessibile che dia un minimo di capacità programmatoria, ma che poi deleghi a tutta una serie di questioni l'operatività e l'incisività a seconda anche del momento, perché ripeto, noi dobbiamo evitare che scriviamo una cosa e domani mattina poi viene cambiata o va in conflitto, ovviamente sapendo che, come veniva ricordato, ci sono dei tempi. Noi abbiamo, lo ricordava prima De Tilla, abbiamo un problema di elezione presumibilmente a suffragio universale di nuovi organi, ma transitoriamente sono stati individuati dal legislatore su come questo primo Consiglio metropolitano veniva eletto,
e quindi abbiamo da fare una serie di passaggi sapendo, ripeto e chiudo, che veramente anomalo che 10 città metropolitane in Italia si autodeterminino lo statuto, una serie di competenze, quando invece poi queste regioni, questi comuni e le vecchie province funzionavano tutto, tranne quello che ha statuto speciale nello stesso modo. Questa è una difficoltà oggettiva che voi avete, ma che si ripercuote poi sulla operatività quotidiana per le questioni che venivano richiamate da quelle complesse del futuro dell'economia di questo importantissimo territorio, e condivido con Massimo una serie di considerazioni, a aspetti anche formali ma anche sostanziali che venivano richiamati dal professore Moccia e dal professor Cocozza. Grazie Giampiero. La parola a Francesco Tuccillo dell'ACEN, poi Santoro della CGIL. Innanzitutto ritengo molto utile l'incontro di oggi perché si inquadra in un'opera di divulgazione di quello che si sta facendo per determinare le regole di funzionamento della città metropolitana. È una questione di metodo, ma che ha la sua importanza. A mio modo di vedere si parla da moltissimo tempo della città metropolitana, ma attorno al concetto di città metropolitana intorno al concetto di città metropolitana regna una confusione assoluta, quindi la possibilità di parlarne e di confrontarsi con i sindaci dei comuni, dei 92 comuni dell'area metropolitana, con le parti sociali è sicuramente un'iniziativa apprezzabile perché contribuisce a fare chiarezza. Naturalmente il passaggio successivo è necessario, è quello di far sì che questa chiarezza arrivi a tutta la collettività, all'opinione pubblica, non mancherà occasione di farlo. Per quanto mi riguarda, io rappresento in questa consultazione l'associazione costruttori, quindi in qualche modo una parte sociale che ha una sua specificità, una sua competenza in materia urbanistica e territoriale, oltre che per quanto riguarda il settore edilizio in genere. Io mi collego quindi nel mio intervento a quanto ha sostenuto il professore Moccia a proposito della pianificazione territoriale. Ebbene, devo dire, professore, che mi trovo d'accordo con tutto quello che lei ha sostenuto, tranne che con una considerazione sulla quale, non me ne voglia, mi trovo in disappunto. L'esperienza del PTCP per quanto riguarda la provincia di Napoli, a mio modo di vedere, è proprio l'esperienza di quello che non bisogna fare. Il PTCP della provincia di Napoli a distanza di 15 anni non è stato ancora approvato. È proprio l'esperienza di quello che non bisognerà fare con la nuova città metropolitana, dove c'è bisogno di regole certe di funzionamento che vadano approvate e attuate in tempi rapidi e certi e determinati. Alla fine l'attività di coordinamento e di accompagnamento che ha svolto il PTCP provinciale nei confronti dei comuni della provincia di Napoli, ebbene anche quella non ha eliminato l'abusivismo edilizio, non ha evitato la duplicazione di progetti di sviluppo da parte delle singole amministrazioni comunali, anzi probabilmente non ha regnato l'organicità da parte delle singole amministrazioni comunali, che ognuno è andata per la sua strada, con la conseguenza di una duplicazione in materia di pianificazione territoriale che alla fine è stata probabilmente una delle conseguenze negative della mancata approvazione del PTCP in tempi rapidi. Quindi la proposta che volevo fare, poi mi fermo qui, è che naturalmente vadano stabilite le regole di funzionamento, ma vadano fatte in tempi determinati, contingentati, rapidi e che evitino tutto quello che alla fine si è prodotto negli ultimi anni in materia di pianificazione territoriale, che non ha portato a un progetto unitario, a un programma unitario di sviluppo dell'area metropolitana, ma anzi ha determinato una confusione in materia urbanistica che secondo me poteva essere evitata. Grazie. Grazie. Allora adesso c'è la CGIL, il rappresentante della CGIL Santoro, poi il dottor Lignola dell'Unione Industriale.
Poi andiamo rapidamente perché abbiamo diversi interventi, ma mi pare che stiamo andando con una velocità. Sì, grazie. Siamo nel mezzo di un percorso che è iniziato già da qualche tempo, sia grazie alle iniziative che sono state svolte nella FU provincia di Napoli, sia da parte del Comune di Napoli. Io credo che gli stimoli che sono venuti dagli interventi e dalle relazioni che ci sono state dei docenti universitari finora abbiano dato ben chiaro il quadro della situazione. Alle parti sociali si chiede di dare un contributo in quanto rappresentanze di interessi sicuramente particolari che noi tendiamo a far coincidere con quelli che sono gli interessi, con gli interessi generali, quindi di qui anche la grande importanza che va data ai corpi intermedi, importanza che pare che ultimamente sia un po' messa in discussione da parte un po' sia della politica che di altri soggetti. Noi abbiamo di fronte, non ripeto le cose che sono state già dette, e nelle aree urbane italiane ed europee che si concentra la stragrande maggioranza dei problemi del nostro tempo. Il 70% della popolazione vive nelle grandi aree metropolitane. Noi dobbiamo evitare che queste aree metropolitane, così come sono nate, probabilmente dovevano nascere in un modo diverso, forse non con la proliferazione peraltro che c'è stata in Italia del concetto di città metropolitana, visto che non parliamo soltanto di Milano, Roma e Napoli, parliamo anche di tante altre città metropolitane, noi dovremmo evitare che siano solo una sommatoria di problemi ma anche un'opportunità. Io ricordo una cosa che mi disse una volta il professor Lo Cicero, con cui ho ormai una lunga frequentazione, che la nostra area urbana Napoli è il vero buco nero dello sviluppo di questo paese. Se non ci rendiamo conto di questo, io credo che cuciremo un vestito che probabilmente o sarà troppo stretto o comunque sarà sformato rispetto a quelle che sono le esigenze di quest'area. Nel senso che dovremmo provare, scusate la metafora un po' azzardata, dovremmo provare a fare un vestito che è un po' quello dei Fantastici 4, quello che cioè si modifica a seconda della mutazione dell'area metropolitana che noi abbiamo, perché certamente non possiamo immaginare un'area statica. Abbiamo un'area che è soprattutto una grande conurbazione, è un'area in cui abbiamo credo più di 80 comuni, andiamo da piccolissimi comuni a comuni grandi, intermedi, di 100.000 o 150.000 abitanti, e certamente non possiamo immaginare di avere un disegno ben preciso che riguardi l'area metropolitana per i prossimi anni. In uno dei primi, faccio giusto questo esempio, uno dei primi convegni, uno dei primi seminari che si fece alla provincia di Napoli, questo per dare un esempio, venne il professor Hans Timman, che era un architetto che in qualche modo ha guidato il piano strategico di Berlino sul piano urbanistico eccetera, voglio dire che e lui riprendeva delle affermazioni molto importanti. Alla caduta del muro di Berlino, Berlino diventa la città che è diventata negli ultimi anni grazie a una pianificazione, grazie alle indicazioni che venivano dalla politica, della consultazione con le parti sociali e i tecnici che sostanzialmente come mestiere avevano quello di tradurre in pratica quello che era l'indicazione della politica. Se la politica in questo settore non riprende il suo ruolo di guida, di orientamento, è chiaro che noi ci troviamo di fronte a grossissime difficoltà, non soltanto sul piano urbanistico, sul piano economico, ma anche sul piano sociale vero e proprio, che è quello poi il vero problema. Vengo un attimo a questo punto. Io non so se l'infrastrutturazione di quest'area sia migliore o peggiore di tante altre aree metropolitane italiane o europee, non credo che sia un problema soltanto di infrastrutturazione. Noi abbiamo un problema di infrastrutturazione sociale, abbiamo un problema di relazioni sociali, abbiamo un problema di capitale umano che non va disperso. È una città, è un'area che tende ad invecchiare, è un'area da cui i giovani tendono ad andare via, perché non dà le famose opportunità. Le cose che diceva Massimo a proposito della cultura, delle attività produttive, dell'energia, sono cose che però hanno bisogno anche di investimenti, in alcuni casi piccoli, in alcuni casi grandi. Io voglio ragionare con ragionamento, credo che della CGL almeno si è mosso bene secondo queste tre direttrici. L'investimento in cultura, ma che è un investimento in cultura che dovremmo immaginare secondo il triangolo immaginato da Umberto Eco qualche tempo fa, cioè della cultura, della scuola, della formazione.
E questo è un paese che non investe in cultura, scuola e informazione ormai da 25-30 anni, diciamoci la verità. Ed è qui che secondo me, se parliamo di cultura in un senso lato, dobbiamo metterci il turismo, ci dobbiamo mettere i beni culturali, ci dobbiamo mettere la cultura, la formazione, la scuola, e questo è un paese che in questo non investe assolutamente. Lo deve fare la città metropolitana, ovviamente non ha le risorse, poche sono, per farlo, e quindi si apre la famosa partita nazionale. Chi parla in politica si dice sempre che apre una partita nazionale, una partita nazionale che in questo momento non si sta giocando. Tu citavi Sales poco fa, io lo cito perché ieri mattina è uscito un suo articolo sul Mattino in cui parlava esattamente di quello che è il depauperamento economico a cui viene sottoposta la cultura in quest'area, nel Mezzogiorno, la scuola e dell'università, con meccanismi che sono assolutamente atroci. E io credo che siano i cascami di quel leghismo che in qualche modo ha governato questo paese negli ultimi 20 anni. C'è un problema che riguarda le attività produttive, sicuramente l'avionica, la meccanica, le cose che dicevi tu mi trovano perfettamente concorde. Siamo ancora un'eccellenza da questo punto di vista, assolutamente, assolutamente sì. E però è pur vero che i centri decisionali di queste grandi imprese si stanno spostando altrove. Non è soltanto un fatto fisico di spostamento, ma è una scelta chiaramente politica che poi comporta, come dire, anche spostamenti di carattere produttivo. E poi abbiamo un problema che io credo, ne parlavamo in un incontro che abbiamo fatto al Comune qualche settimana fa, c'erano anche i compagni e i colleghi della CIS, della UIL e dell'UGL. Credo che ci sia anche un problema che riguardi piccoli interventi. Qualche tempo fa, dell'istituzione delle città metropolitane, ci fu un documento dell'ANCI, che io, diciamo, molto interessante, che riguardava la questione delle smart city. Piccoli interventi a volte bastano. Io sono uno di quelli che non pensa sempre che c'è bisogno della grande opera infrastrutturale, però piccoli interventi di interconnessione fra le cose, che non riguardano soltanto le reti di trasporto, non riguardano soltanto la logistica, ma riguardano anche, come dire, la ripresa di un tessuto connettivo sociale. E soprattutto c'è un altro punto, scusate se vado al flash, ma non vorrei sottrarre tempo ad altri interventi. C'è il problema assoluto vero del rapporto di quest'area, prima era di questa città, adesso di questa città metropolitana, con la regione. Io non so se questa possa essere la città, come molte volte diciamo in modo enfatico, capitale del Mediterraneo, capitale del Mezzogiorno, capitale di non so che cosa. Io credo che l'area metropolitana di Napoli non risolve le sue contraddizioni se non le risolve in relazione alla regione che le sta attorno. Se non recuperando una solidarietà anche con le aree interne della regione Campania, quindi basata anche su scambio di servizi, basata anche su scambio di opportunità, perché abbiamo un'area fortemente antropizzata, un'area in cui ci sono zone industriali deserte che vanno in qualche modo anche recuperate, ci sono periferie che sono le più brutte e sterminate d'Europa, tra l'altro, che vanno assolutamente recuperate con un piano, io non lo so come chiamarlo, ma insomma con un piano che deve riguardare non soltanto però il recupero di carattere urbanistico, che è ovviamente fondamentale, perché in un palazzo brutto è difficile che la gente ci viva bene, però che deve riguardare soprattutto, come dire, un recupero di relazioni sociali dei cittadini, cioè che si sentano parte di una comunità, perché è quella che poi alla fine crea il valore aggiunto. Quando in un luogo si crea una comunità che è fatta di relazioni, di interconnessioni, è anche più facile immaginare lo sviluppo. Se questa comunità non si sente tale, se, come si diceva, se io sto a Portici dico che sono di Napoli, se io sto a San Sebastiano dico che sono di Napoli, è evidente che c'è qualcosa che non funziona, e non riguarda soltanto l'ondata migratoria che c'è stata da Napoli verso altre aree, è proprio perché c'è un meccanismo di identificazione che non funziona. Da questo punto di vista credo che il ruolo del sindacato non è soltanto quello rivendicativo o legato a quelli che sono gli aspetti, diciamo così, cogenti e contingenti della crisi, ma deve essere quella anche di rappresentare, di portare al tavolo di dove si discute, prima si diceva della concertazione, insomma questo partenariato che si crea sull'area metropolitana, le istanze dei cittadini in quanto lavoratori, in quanto utenti, in quanto anche studenti, tanti giovani di quest'area. Se non facciamo questo, se cioè noi ci leghiamo a quelli che sono i drammi, ecco,
l'urgente lo lasciamo posto all'importante. È chiaro che questa città, quest'area vive dei problemi enormi dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e produttivo. Lo sforzo che dobbiamo fare, e in questo senso credo che noi diamo delle indicazioni, poi in qualche modo se queste indicazioni vengono recepite vanno tradotte in statuti, in leggi, in regolamenti, sapendo che stiamo facendo l'area metropolitana. Il professor Cocozzo mi pare che citava l'esempio degli statuti, degli istituti regionali. Noi non dobbiamo ripetere in sedicesima principi costituzionali o principi della dichiarazione dei diritti dell'uomo, noi dobbiamo soltanto cercare di immaginare, non è semplice, non è facile il compito che spetta a chi è deputato a questo ruolo, noi dobbiamo soltanto immaginare ripeto, di fare un vestito, una forma che in qualche modo però sia anche flessibile, perché io non so fra 20 anni quale sarà l'esigenza economica, quali saranno i punti principali dell'attività economica e produttiva o del lavoro in questa città, ma dobbiamo avere la possibilità di avere uno strumento che sia in qualche modo regolatore, ma che sia anche però flessibile, che eviti di predeterminare uno sviluppo che da qui a 25-30 anni noi non sappiamo quale sarà. In questo senso potete pensare che il contributo della CGIL, delle organizzazioni sindacali, ovviamente ci sarà sempre, fino a quando non definiremo tutte le cose che stiamo cercando di fare. Vi ringrazio. Grazie al dottor Santoro. E l'ingegner Lignola dell'Unione Industriale. Dopo sentiamo i comitati dell'acqua, sentiamo Consiglia Salvio e Tommaso Sorrentino. Buonasera, ringrazio per questa occasione, perché l'Unione Industriale di Napoli è all'interno di una rete che è Confindustria, mi sembra che sia già molto vicino. Più vicino. Ancora più vicino. Allora, comunque stavo cercando di testimoniare che Confindustria a livello nazionale ha messo su una rete delle 10 città che devono appunto essere coinvolte, interessate da questo processo di trasformazione, quindi della costruzione della città metropolitana. Questo quindi è un processo al quale stiamo noi dedicando attenzione da tempo e annettiamo una grandissima rilevanza. Napoli arriva purtroppo con ritardo in questa riflessione, ma deve appunto recuperare il tempo e forse può sicuramente avvantaggiarsi dell'esperienza già fatta dalle altre città italiane, anche se prima molto efficacemente sono state messe in evidenza le differenze forti che vi sono fra la nostra realtà, quella di Napoli, che in qualche modo è paragonabile, sembra, secondo le analisi più approfondite fatte, solo a quella di Milano, perché la dimensione di quella romana pone la stessa area romana in una condizione diversa, così come l'integrazione urbana di Roma è assolutamente diversa e non paragonabile a quella napoletana. Napoli risulta effettivamente un caso sul piano internazionale assolutamente straordinario come potenzialità di città metropolitana. Ma detto questo, quindi, noi possiamo sicuramente avvantaggiarci dell'esperienza e della discussione, dell'approfondimento già svolto nelle altre città, e possiamo sicuramente, e lo si diceva già prima, vedere nella esperienza e nella elaborazione della città metropolitana di Milano un punto di riferimento di grande interesse. Fra le varie formulazioni che sono state realizzate, quella di Milano risulta quella più evoluta. Io sono d'accordissimo con l'auspicio che il professor Cocozza prima svolgeva, e cioè evitare, come per il passato invece è stato facile assistere, a statuti vuoti. Io ricordo lo statuto della Regione Campania, per esempio, che francamente c'era o non c'era, era la medesima cosa. Noi abbiamo bisogno invece che lo statuto effettivamente sia la pietra fondante di questa nuova realtà istituzionale, ma anche sociale ed economica. C'è bisogno quindi che ci sia una riflessione, ma che ci sia la capacità di travasare in questa regola la possibilità che la comunità trovi una sua dimensione e quindi una sua capacità di rispondere alle esigenze del territorio e della sua popolazione. Quindi è molto importante non perdere questa occasione, così come altrettanto importante la raccomandazione svolta da più persone sino a questo momento perché lo statuto abbia i suoi contenuti ma li sappia declinare in termini essenzialmente potenzialità, possibilità, quindi di flessibilità, perché non è
possibile che uno statuto ovviamente irrigidisca poi le capacità e le esperienze e le esigenze di evoluzione che quella stessa società evidentemente avrà la possibilità di mostrare. Ora, se la città metropolitana, l'area metropolitana, oggi rappresenta la dimensione per l'attrazione dell'innovazione e dello sviluppo economico, è quindi molto importante che la costruzione e la governance della città metropolitana passi per una interazione molto forte con le forze economiche e produttive. E si sappia quindi riuscire a far emergere fra i dati più caratterizzanti di questo nuovo ente la sua capacità abilitante delle forze produttive, cioè la possibilità che per davvero questo territorio sappia attrarre investimenti, sappia attrarre imprese, sappia sviluppare occupazione. Per far questo occorre allora che si determinino effettivamente, come dire, una visione condivisa delle forze economiche e sociali di quello che deve essere nel lungo periodo, diciamo, il destino di questo territorio. Quindi quello che diceva il professor Moccia quando identificava nella pianificazione strategica una programmazione triennale mi sembra francamente che sia, anche se ne comprendo i motivi, diciamo, molto pratici, ma non rispondere esattamente alla necessità che noi abbiamo di conoscere invece quello che noi vogliamo che diventi il nostro territorio da qui a 15 anni. Noi dobbiamo avere una gittata lunga, poi creare e quindi avere delle regole che ci sappiano, come dire, mettere nelle condizioni perché anno dopo anno si sappia evidentemente declinare una programmazione capace di dare a quella visione dei dati di concretezza. E quindi se vogliamo condividere una visione strategica è necessario poi che questo ente abbia la capacità di una pianificazione territoriale. E si sappia, diceva anche prima il Presidente Tuccillo, della vacuità dell'esperienza purtroppo della pianificazione di coordinamento della provincia che io ho vissuto anni fa con il professor Riano, ma che in realtà poi è stata una esperienza frustrante per chi l'ha seguita, mentre si avverte la necessità che lo strumento urbanistico abbia una dimensione metropolitana, proprio perché c'è bisogno che si abbia la capacità, quindi che abbiano degli strumenti efficaci perché poi si sappiano declinare quelle che sono le scelte che la metropoli si dà. Ma per far questo io credo sia inevitabile anche prevedere il suffragio universale, che il consiglio sia scelto a suffragio universale e così il sindaco. Se no non riusciamo, credo, mai ad ottenere quella dimensione della metropoli necessaria perché poi la metropoli si senta tale e si sappia comportare adeguatamente. Occorre quindi fare una riflessione perché le dimensioni, diciamo, dei vari problemi scalino e arrivino alla dimensione metropolitana, perché certamente le reti infrastrutturali, così come il trasporto pubblico locale, la viabilità, sono tutte cose che devono necessariamente avere una loro dimensione di governo metropolitano. Ci auguriamo quindi che in breve si possa, dal basso e dall'alto, come dire, assistere a un'attribuzione progressiva di compiti e deleghe alla città metropolitana. Occorre quindi che concorra evidentemente la regione con una propria legislazione perché questo effettivamente si abbia. Ma tutto questo, secondo me, è necessario, come lo diceva anche un collega prima, che avvenga con una consultazione delle forze sociali oltre che economiche e si creino degli organismi, anche quelli tradizionali, ma non solo, non bisogna fermarsi a quelli tradizionali, ma delle consultazioni, come ora si avverte sempre più la necessità, in modo anche più informale e più dinamico, proprio perché si abbia questo dialogo costante e autentico con la comunità. C'è bisogno casomai anche di creare dei momenti o degli organismi di advisory, di proposta, in modo tale che possano essere dalle forze produttive portate avanti anche delle ipotesi che poi a livello istituzionale si possa effettivamente adottare. Quindi noi dobbiamo immaginare anche una politica di attrazione che sia effettivamente declinata a livello territoriale. Io mi richiamo a tutte le cose che sono state dette prima perché le condivido tutte quante. In effetti sono state fatte molte osservazioni. La lucidissima narrazione fatta da Massimo Lo Cicero sul piano anche di quelli che sono i settori che sono sicuramente
caratterizzanti la nostra capacità territoriale e che vanno sicuramente assecondati. Penso che non ci sia altro da dire, se non lascerò anche un brevissimo appunto, augurandomi che ci possano essere dei momenti nei quali è possibile meglio interagire per scendere, perché appunto, ripeto, la formulazione dello Statuto di Milano, per esempio, ha una serie di spunti che noi troviamo molto interessanti, quindi è possibile nelle formulazioni cercare di trovare delle discipline che possono per davvero essere capaci di dare quell'avvio a questo processo a cui noi crediamo moltissimo. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei per il contributo. E allora, aspetta, ci sta. Allora, il dottor Flagillo, presidente Conf Cooperative Napoli. Prego. Prego. Sì. No. Perché è la Presidenza che dà la parola. Sì, sì. Prego, dottor Flagillo. C'è una controversia. Chiedo scusa forse perché grillini, sono stato anche io insistito per poter intervenire subito. Sì, 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 va bene. Chiedo scusa. Ho capito. Allora chiedo scusa io perché non avevo capito. Ho chiesto io che praticamente ti non avevo capito perché il dottor Flagello era prenotato da parecchio. Va bene, allora facciamo parlare lei, poi dopo parlerà. Prego. Grazie Presidente, anche per questa opportunità che ci sta dando non di c'è dare bisogno di scaldarsi. Un contributo, anche perché dobbiamo tutti un po' collaborare, no? Affinché tutto possa nascere, voglio dire, sotto i migliori auspici. Io vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente ma anche gli esimi relatori per quanto hanno detto, in particolar modo devo dire che mi ritrovo allineato soprattutto con il pensiero del Professor Massimo Lo Cicero su tutte quelle iniziative che potremmo mettere insieme sul nostro territorio, allargato ovviamente ad un'area più ampia che può essere l'intero Mezzogiorno d'Italia, e anche per quanto ha brillantemente esposto il Professor De Tilla, l'Avvocato De Tilla, in ordine un po' al coinvolgimento di istituzioni meno note rispetto a quelle tradizionali che riguardano il nostro territorio. Io auspico che, rimanendo appunto in tema, in chiave statutaria, che l'allargamento dell'area metropolitana non deve, come dire, allentare il rapporto che esistono fra le istituzioni e i cittadini. Questo, diciamo, sia l'auspicio che vorrei rivolgere a voi che avete il compito di dover redigere lo statuto, e in particolar modo che non si deve allentare il rapporto fra il sistema delle imprese del nostro territorio, le imprese locali del nostro territorio e le istituzioni. L'esperienza fatta con la Regione Campania ha allentato di fatto questo rapporto con le istituzioni, sia tra i cittadini sia tra le imprese locali. Noi dobbiamo fare in modo tale invece di valorizzare soprattutto, e rappresentando appunto un sistema di imprese, le imprese del nostro territorio che sono rappresentate soprattutto da imprese piccole e microimprese. Quindi dobbiamo valorizzare, anche perché dobbiamo fare del localismo il punto di bandiera e di forza del nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che il nostro territorio non perda in economia. Tutto quello che si può realizzare, parlavo appunto, si sentiva parlare appunto prima di infrastrutture, comunque altra iniziativa anche nel settore dei servizi che vengono realizzati sul nostro territorio, è importante che vengano svolti e realizzati da imprese del nostro territorio affinché questi poi possano, come dire, rilasciare sullo stesso territorio quell'economia prodotta da queste attività, ed evitare che quindi questa economia vada dispersa in altri luoghi, in altri siti, in altri territori. Questo è l'unico meccanismo virtuoso che ci può consentire di poter uscire fuori anche da un sistema come quello attuale di crisi che stiamo vivendo. L'altro obiettivo che deve perseguire il nuovo statuto e che deve essere un impegno politico e civile è la semplificazione amministrativa. Io non ho sentito parlare a questo tavolo, ma la semplificazione amministrativa deve essere il nuovo metodo di lavoro e deve essere quindi sancita a chiare lettere nello statuto che si andrà a redigere. Auspico poi quindi su questo tema, insomma, vorrei valorizzare anche il sistema delle imprese, soprattutto di carattere cooperativo e del terzo settore che io qua rappresento, che la nuova città metropolitana possa, come dire, favorire l'aggregazione spontanea dei cittadini nelle forme dell'autonomia funzionale, dell'associazionismo e del terzo settore, nonché nelle forme di autoimprenditorialità, cioè quelle forme che partono appunto dal basso per mettere insieme cittadini e imprese del nostro territorio, in quelle forme anche di impresa cooperativa,
come sono state previste e sancite dalla nostra Carta Costituzionale, articolo 45. Desidererei che ci fosse anche un richiamo dello Statuto della Città Metropolitana a queste forme di aggregazione e a quanto richiamato dalla Carta Costituzionale. Mi fermo qua, sono stato rapido e quindi do la parola. Grazie, grazie, molto gentile. Allora, adesso c'è il rappresentante del Comitato Acqua Pubblica, si chiama? Tommaso Sorrentino. Sì, buonasera a tutti e a tutti. Sorrentino Tommaso, oggi portavoce del coordinamento dei comitati dell'area nord di Napoli. Ringraziamo a nome dei cittadini che si sono riuniti. Io leggerò un breve documento, staremo sicuramente nei 5 minuti. Cittadini che nell'area nord di Napoli si sono già riuniti per portare all'attenzione questo contributo. Coordinamento sui beni comuni, in particolare sull'acqua pubblica. Cittadini che vogliono vivere questa esperienza non da spettatori, non da clienti, ma da protagonisti. Quindi mi limiterò brevemente a portare questo contributo, ringraziando la Presidenza e sperando appunto che questi spunti possano trovare spazio nel redigendo statuto metropolitano. E per l'appunto, in qualità dei comitati per i beni comuni dell'area nord dei comuni di Giugliano, Quarto, Qualiano, Melito, Pozzuoli, Marano, vogliamo portare all'attenzione un nostro contributo per la formulazione dello statuto della città metropolitana, frutto delle nostre attività da sempre a tutela delle risorse ambientali. Inerentemente al caso specifico dell'acqua, la nostra bussola è inevitabilmente il referendum popolare del 12 e 13 giugno del 2011, che ha rappresentato una straordinaria esperienza di democrazia partecipata, importante soprattutto nei nostri territori, dove spesso a prevalere sono le illegalità diffuse. La città metropolitana deve riconoscere l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inviolabile di ogni essere vivente. L'uso dell'acqua deve essere destinato al consumo umano per la cura della persona, come previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È prioritario su tutti gli altri usi. Il servizio idrico integrato è di interesse generale, privo di rilevanza economica, e la città metropolitana ne deve assicurare il carattere pubblico, orientato alla tutela della risorsa idrica per le generazioni future. Ha inoltre la necessità di avere cura della gestione dei servizi pubblici anche mediante il coordinamento di società operative territoriali partecipate dai comuni o dall'Unione dei Comuni. A nord di Napoli la gestione dell'acqua si presenta ad oggi alquanto frammentata. I nostri comuni rientrano nell'ambito territoriale numero 2, l'ambito Napoli-Volturno, che ha visto in questi anni disattendere la legge Galli, quella stessa legge utile invece per una corretta gestione unitaria dell'acqua dalle sorgenti allo scarico. Le privatizzazioni dei servizi pubblici anche nella nostra regione hanno mostrato una riduzione degli investimenti e sproporzionati aumenti tariffari per gli utenti. Per noi è importante quindi sostenere e far prevalere una gestione tutta pubblica, e ribadiamo chiaramente attraverso enti di diritto pubblico o aziende speciali, partecipati da cittadini e lavoratori del servizio, favorendo la costituzione di comitati di sorveglianza che rappresentino il reale controllo democratico per la corretta salvaguardia della risorsa acqua. È inevitabile quindi per noi fare riferimento all'esperienza di Napoli, che è stata la prima grande città a rispettare il referendum del 2011, trasformando l'ARIN Società per Azioni in ABC Napoli Azienda Speciale, dimostrando che la ripubblicizzazione è possibile, a differenza di quanto ci è stato raccontato in questi ultimi anni. Per questo pensiamo che tutti gli sforzi della neocostituita città metropolitana vadano a consolidare e promuovere l'estensione dell'azienda speciale consortile dei comuni metropolitani. Perché il pubblico? Perché può contenere le tariffe e mantenere prezzi calmerati,
Tali aspetti pensiamo siano indispensabili in zone di periferia come quella in cui vivo, Quarto, dove il disagio e la disoccupazione affliggono sempre più giovani e famiglie, alla luce della pesante crisi economica che purtroppo stiamo ancora vivendo. Le privatizzazioni sugli aumenti indiscriminati in bolletta stanno appunto dimostrando l'esatto contrario. Ricordiamo pure che in caso di morosità non colpevole non venga effettuato il distacco della fornitura, ma vada garantito comunque il consumo utile alla necessità della persona, in quanto l'acqua è da considerare un diritto inviolabile. Perché il pubblico? Perché può consentire il reinvestimento degli utili nel rifacimento degli impianti, delle tubature ed evitare che i comuni debbano indebitarsi sempre più, spesso avventurandosi in operazioni finanziarie poco oculate quanto svantaggiose per gli utenti. Un soggetto tutto pubblico blindato che può difficilmente ricorrere a società di scopo, rami d'azienda ed esternalizzazione di attività lavorative può rappresentare un'operazione di legalità, visto che è stato ampiamente dimostrato che sono queste le forme che favoriscono le infiltrazioni camorristiche e mafiose anche nei settori dei servizi come l'acqua e come quella dei rifiuti. A tal proposito vogliamo ricordare l'esperienza consumata a Quarto, con uno sciolto per infiltrazioni camorristiche, tuttora commissariato, che merita di essere citata in questa assemblea. Infatti ad oggi, a distanza di 2 anni, è stata bloccata da questo comitato una procedura illegittima nel tentativo di affidamento del servizio idrico, presentando un ricorso al TAR e con il commissario dell'ATO, che ha dato ragione ai cittadini e ha ammonito la terna commissariale, un organo di governo. Quindi per l'insieme dei motivi su esposti riteniamo che anche il redigendo statuto della città metropolitana debba avere un chiaro riferimento all'acqua come bene comune, a gestione pubblica, come del resto già avvenuti negli statuti formalmente approvati di altre città metropolitane a partire da quella di Milano. Inoltre la Regione Campania non può ignorare la competenza della città metropolitana prevista dalla legge del Rio in materia di riorganizzazione dei servizi e quindi della definizione degli ATO. Grazie. Allora, c'è Pasquale Assisi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, no? Forse è andato... C'è? Sì, aveva chiesto di intervenire. Prego. Buonasera a tutti. Per prima cosa vi porto il saluto del Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Edmondo Duraccio, che purtroppo per impegni concomitanti precedentemente fissati non è potuto essere presente questo pomeriggio. Siamo molto lieti dell'invito alla partecipazione a questi lavori per la predisposizione dello statuto della città metropolitana, perché, come ha detto ottimamente il Professor Cocozza in apertura dei lavori, è un'occasione importante. È un'occasione importante e credo che ognuno di noi debba anche metterci del proprio per far capire ai cittadini che quello della città metropolitana non è un semplice cambio di denominazione, cioè non è un semplice passaggio dalla dicitura provincia alla parola a città metropolitana, ma è una cosa nuova che speriamo, auspichiamo porti una miglior razionalizzazione di quelli che sono i servizi relativi ai trasporti, allo sviluppo economico, alla rete ecologica, quindi una migliore gestione di questi servizi alla fine di rendere una utilità migliore ai cittadini che sono gli utenti finali. L'ha detto magnificamente prima il professor Lo Cicero: se chiediamo al cittadino se è contento dei servizi che riceve, ci dirà no, non sono contento. Quello che spiace è che ad oggi molte volte questa, diciamo, insoddisfazione deriva dal fatto che opere pubbliche, a volte anche molto importanti, complete, ultimate, ma non entrano in funzione o entrano in funzione solo parzialmente perché ci si perde nel cosiddetto ultimo miglio, no? Perché magari ci si rimpalla le competenze fra provincia, regione, comune, o perché magari entrambi rivendicano competenze su quest'ultimo tratto e di fatto l'opera resta lì incompiuta, o meglio quasi completata ma inutilizzabile o utilizzabile parzialmente per un dettaglio. E su questo io sposo in pieno l'intervento del rappresentante della UIL quando ha detto che la cosa importante
nello statuto della città metropolitana e capire e delineare bene le competenze, cioè dobbiamo capire quali sono le competenze della città metropolitana e in questa opera di travaso dalla regione alla città e dalla città metropolitana ai singoli comuni, delineare bene le competenze per evitare proprio questo accavallarsi o viceversa rimpallarsi le competenze e bloccare quindi la funzionalità delle opere e dei servizi. Tornando nell'alveo che mi compete, cioè quello delle professioni, mi riallaccio all'intervento dell'avvocato Maurizio De Tilla. Crediamo che le professioni debbano essere espressamente previste nello statuto, debba essere prevista una struttura delle professioni, ma attenzione, non una struttura che sia al servizio delle professioni, l'esatto contrario, le professioni che siano al servizio dei cittadini, cioè razionalizzare, organizzare, creare un punto di riferimento nella città metropolitana delle professioni economiche, giuridiche, tecniche, sanitarie, che possano così fornire il proprio contributo ai cittadini, quindi questa struttura che coordini le professioni che a 360 gradi operano sul territorio e possano portare le loro, diciamo, i loro servizi, le loro eccellenze a favore dei cittadini. Faccio un ultimo esempio, un esempio velocissimo e poi mi taccio. Come consulente del lavoro noi abbiamo ad esempio col Comune di Napoli alcune collaborazioni nell'Osservatorio per il Lavoro, partecipato anche dai sindacati, dalle università, dagli imprenditori, che ad esempio promuove tante iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, oppure partecipiamo allo sportello anticrisi che dà un sostegno tecnico all'ottimo lavoro svolto dagli assistenti sociali. Bene, queste sono proprio iniziative dove i professionisti gratuitamente mettono le loro energie a favore della collettività e pensiamo che queste esperienze, che per me ad oggi abbiamo alcune in Napoli, possono essere riportate a livello metropolitano e prevedere nello statuto una struttura dei professionisti che coordini queste attività sia una cosa importante proprio per garantire dei servizi al cittadino. Grazie. Sì. Grazie. Allora Gianfranco De Miranda, segretario UGL. Buonasera, buonasera a tutti. Ho ascoltato con molta attenzione le parole e praticamente gli argomenti enunciati dal professore Moccia e dal professor Lo Cicero, i quali praticamente hanno illustrato nel migliore dei modi quello che era il discorso dell'area metropolitana. Devo dire che io personalmente con le altre organizzazioni sindacali già abbiamo partecipato a una serie di riunioni prima con la vecchia provincia, sì, prima con la vecchia provincia e poi ultima riunione fatta al Comune di Napoli, il quale ci ha relazionato quello che era il discorso dell'area metropolitana. Mi fa piacere che praticamente l'onorevole Ruccillo, presidente della commissione, ci ha praticamente convocati. Noi saremo, diciamo che il discorso di area metropolitana è un discorso un po' vago, e anche perché è importante per quanto riguarda che la partenza sia fatta nel migliore dei modi. Anche perché, per quanto ci riguarda, noi siamo la quinta area metropolitana d'Europa, dopo Londra, Parigi, Milano, Roma, Napoli. Siamo sempre quelli che partiamo dopo, purtroppo è un discorso del Sud. Però poiché siamo gente che non ci fermiamo, siamo persone che lavoriamo, abbiamo degli elementi eccelse, su certe cose riusciamo anche a recuperare. E questa è la cosa più bella, perché almeno il popolo napoletano non è mai rimasto dietro a certe cose. Allora sarebbe opportuno che al discorso, quando si partirà con l'area metropolitana, certe opere incompiute vengono portate alla luce,
Altri miei colleghi hanno praticamente hanno già detto quello che era il discorso dell'area metropolitana, cioè prima di tutto i trasporti, la cosa più importante, lo spostamento dei cittadini, anche perché per quanto riguarda l'area di Napoli, l'area di Napoli si sta spopolando per una serie di circostanze, e se noi vediamo è la fascia urbana, quello che attualmente dovrebbe essere l'area metropolitana, si sta popolando, ma se noi creiamo soltanto dei dormitori e non creiamo dei collegamenti con la città, questo diventa un problema ancora più grande. Allora noi diciamo che con l'apertura e con il discorso della partenza dell'area metropolitana, che adesso è partita in un certo modo perché la legge prevedeva il non suffragio universale per quanto riguardava chi doveva gestire quest'area metropolitana. Io mi auguro che il Presidente della Commissione Statuto inserisca in quello che è il discorso dell'area metropolitana un forum per quanto riguarda un discorso delle parti sociali e le parti imprenditoriali, e per quanto riguarda proporrei che per ogni organizzazione ci sia un delegato, e questa commissione presieduta dal sindaco o chi ne fa le veci si riunisca almeno una volta al mese per portare avanti quelli che sono i discorsi che sono stati elencati un poco da tutti. Devo dire, io ho ascoltato con molta tranquillità e pacatezza le parole del professor Lo Cicero, in quali si affacciava praticamente alla vecchia cassa del Mezzogiorno. Io dico che quello è passato, noi adesso praticamente dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo guardare il futuro dei nostri giovani, dobbiamo far sì che i nostri giovani rimangano nell'area metropolitana, rimangano in Campania e non vadano all'estero, perché noi stiamo perdendo tutte le menti eccelse della nostra regione. E poi sia ben delineato il quadro delle competenze regione, area metropolitana. Questo è importantissimo, che sia praticamente il fulcro e la partenza di questo nuovo soggetto. Grazie e buonasera. Grazie a lei. Abbiamo ancora il rappresentante di Lega Coop, Vittorio Di Vuoto, se ci sta ancora. Sì? No. Come premio ai resistenti interverrò per poco, così facciamo in modo. Sono Vittorio Di Vuoto, come diceva il Presidente. No, io credo che il lavoro più complicato, e vorrei fare un intervento dopo che ho sentito, su molte cose sono d'accordo, e cercare di dare un'anima a tutta questa, a questa istituzione. Ovviamente l'anima la si dà con la partecipazione popolare, si dà con un lavoro come quello che ha avviato la Commissione, e lo si dà cercando di far sì che tutti o gran parte, diciamo, delle forze politiche sociali possano dare un contributo, come si è fatto oggi, e trovare all'interno dello statuto delle cose per cui possono partecipare. È stato fatto già riferimento dal mio collega di Confcooperative, ed anche della richiesta che rifacciamo della, come dire, nei principi dello statuto, della funzione che ha la cooperazione riconosciuta dalla Costituzione, che per la verità in Regione Campania, quando è stato fatto il nuovo statuto nella giunta precedente, fu cancellato dai principi, e questo per noi, come dire, è stata una scortesia che non digiriamo ancora. Dare un'anima, perché secondo me, diciamo, questo come è stato detto, ma è tanto più vero in un momento come questo di campagna elettorale, affinché questa istituzione diventa un po' un contraltare, una forma di contrattazione con la Regione, in qualche modo va avviata, proprio perché gran parte delle attività, delle cose che venivano riportate dai trasporti all'ambiente, ai servizi sociali, alla sanità, non si capisce perché se facciamo un'area metropolitana unica ci devono essere 3 ASL su questo territorio, oppure si capisce ma per altri motivi.
ma perché deve diventare, se gli vogliamo dare oggettivamente un ruolo, un unico interlocutore che possa essere l'interlocutore che parla anche con strutture più alte, come addirittura la Commissione europea. Bisogna fare presto e bene, bisogna far sì che insieme a quest'anima rappresentiamo tutti, e forse nel rappresentare tutti nello statuto potrebbe trovare spazio anche una forma di rappresentanza per quei cittadini che non possono votare, che non possono sentirsi rappresentati perché non votano, che sono gli immigrati. Noi abbiamo in questa provincia, una provincia molto florida, non solo di presenza di immigrati, ma anche nella costituzione di imprese in cooperative, eccetera eccetera, e forse riconoscerlo, non so se l'hanno fatto già altre aree metropolitane, la possibilità che vi sia non solo un consigliere ma una funzione, insomma un riconoscimento a tante comunità che assieme possono eleggere un loro portavoce che fa parte del consiglio del metropolitano, può essere che anche per questa strada riusciamo a dare un'anima a questa istituzione. Grazie. Aspetta, c'è la parola. Grazie. Chiedo scusa, ancora c'è, allora andando con ordine, l'assessore di Santa Anastasia, Graziani, che aveva chiesto di intervenire. Pronto? Allora ti chiamo io. Scusate, avevo perso di vista l'ordine, non sapevo se ero il prossimo. Beh, prima di tutto sempre complimenti ancora per l'organizzazione e per diciamo, l'attenzione che il Presidente e tutta la Commissione Statuto, tutti coloro che sono al tavolo, stanno dedicando al tema, soprattutto con l'opportunità di invitare a discutere sul tema della formazione dello Statuto quelle che sono la cosiddetta, diciamo, base della società civile, quello che dovrebbe essere, tra virgolette, il motore che sostiene la politica. Lo dico perché spesso le due cose non sono andate diciamo di pari passo avanti, e leggere, o meglio ascoltare, tutti gli interventi che mi hanno preceduto mi portano ancora di più ad un convincimento interiore che nella struttura e nella stesura dello statuto assume una fondamentale rilevanza il peso che dobbiamo evidentemente stabilire tra gli organismi che compongono la stessa diciamo città metropolitana. L'autonomia decisionale di un sindaco della città metropolitana evidentemente deve avere nel Consiglio metropolitano un motore di confronto, ma non può distaccarsi da quello che è invece il Consiglio, diciamo, della conferenza dei sindaci. Perché è evidente che quando sento tutte le associazioni, quando sento tutti gli ordini professionali che giustamente rivendicano anche un posto, io sono stato per tanti anni consigliere dell'Ordine degli Architetti e penso che l'Ordine degli Architetti, faccio vedere, ma come gli ordini degli ingegneri e tutti gli ordini professionali, hanno una competenza territoriale che coincideva esattamente con le province. È evidente quindi che l'interlocutore ideale della città metropolitana trova negli ordini professionali e nelle categorie gli interlocutori di più di quanto non fossero con le singole città. Prima cioè gli ordini paradossalmente hanno sempre sofferto di questa asimmetria di relazioni tra la città di Napoli e poi si dimenticavano della provincia. Oggi con la città metropolitana si potrebbe recuperare questo gap. Ma dicevo fondamentalmente che è evidente che tutte quelle che sono le istanze che sono venute dalle diverse rappresentanze, siano esse professionali o di associazioni, non fanno altro che puntare l'attenzione sulle esigenze assolutamente peculiari e specialistiche delle singole realtà territoriali, e chi più di un sindaco evidentemente è il ricettore della prima istanza. Quando i comitati si muovono perché hanno il problema, faccio per dire, dell'acqua, il primo fronte sul quale si confrontano è quello del sindaco, e il sindaco è il primo che si deve vedere capitare tutti i cittadini che hanno ricevuto la bolletta dell'acqua con un sovraccosto esagerato. A parità di costo dell'acqua che la Regione dà al Comune di Napoli o ai comuni delle altre cose, noi lo paghiamo in provincia tre volte tanto, il Comune di Napoli lo paga un terzo. È evidente che è più facile poter fare l'acqua bene comune, diciamo come ipotetico servizio, ma noi costringiamo i nostri cittadini a pagare delle bollette molto più care. È evidente che in questo il controllo della gestione dei rapporti delle cose della città metropolitana deve avvenire attraverso il veto della conferenza dei sindaci. Poi nel merito
Di altri spunti, di altre segnalazioni molto interessanti che venivano prima, ci ricordo quella di Francesco Tuccillo su tutti, perché poi fondamentalmente il motore è sempre quello che deriva dalle economie che muovono le aziende, in particolare quelle del settore dell'edilizia. Ci diceva: noi dobbiamo essere capaci di garantire delle regole certe in tempi rapidi. Purtroppo tutti dobbiamo registrare le difficoltà che la politica ha messo in essere negli ultimi 10-15 anni di gestione, quando se da un lato la provincia riusciva a produrre ottimi elaborati progettuali, purtroppo poi rimanevano spesso sulla carta limitati a una mancata approvazione per carenza di condivisione, per carenze di linee strategiche eccetera, ma sta di fatto che il PTCP è rimasto bloccato sul tavolo, che tante cose che invece la provincia ha fatto, io penso al PSO praticamente, del piano strategico operativo delle aree vesuviane, un ottimo documento sul quale sicuramente si può cercare di migliorare, ma alla fine è rimasto bloccato nonostante la versione emergenziale dello strumento, eppure è rimasto bloccato sui tavoli, nei cassetti della regione, e non ha consentito a queste realtà di svilupparsi come dovevano. E allora vengono meno quelle che possono essere delle regole certe in tempi certi, che sono esattamente l'unico motivo con cui una, diciamo, una società si vuole proporre in un mercato globalizzato. Giustamente prima l'ottimo professor Massimo Lucicero descriveva la qualità del Mediterraneo non più come un mare chiuso, ma come un canale. È indubbio, noi prima potevamo comprare, tra virgolette, dalle realtà africane, indiane, eccetera, potevamo comprare materiale. Oggi nessuna delle economie, diciamo, italiane in particolare, non parlo di quelle campane, eccetera, ma europee, ha più lo stesso potere commerciale dei paesi, diciamo, occidentali o orientali. È evidente quindi che noi questi cargo li vedremo soltanto passare nel Mediterraneo. Se non utilizziamo questo come un'autostrada, è evidente che stiamo perdendo tempo. Ora, questo che significa, questa globalizzazione nel mercato mondiale? Che rapporto può avere con lo statuto della città metropolitana? Faccio un volgarissimo esempio. Noi abbiamo l'unica metropolitana che ha delle peculiarità assolutamente irripetibili. Abbiamo la realtà del Vesuvio, che costituisce un problema anche di natura geofisica, abbiamo una realtà che è quella dei Campi Flegrei, che costituisce altra emergenza ambientale paesistica, abbiamo una emergenza orografica che è quella delle isole. Tre contesti assolutamente unici, che possono essere un valore culturale, un valore patrimoniale, eccetera, ma sono anche una difficoltà oggettiva. Noi non siamo in grado di mettere a regime, come provincia, come regione, le linee del mare. È evidente che nello statuto noi dovremo in qualche modo capire questi traghetti come devono funzionare. Devono funzionare per il trasporto e il turismo, ma devo anche pensare che i turisti a Capri, a Ischia, producono spazzatura, e se a Napoli io non consento di far scaricare i camion della spazzatura in determinati porti o in determinate linee, è evidente che non sto favorendo il turismo sulle isole. Così come analogamente, ora, questo che sembra un banale problema tecnico, è evidente che deve trovare nello statuto un potere contrattuale con la regione e quindi e con i comuni locali, da essere autorevole nei confronti dei comuni, ma autorità, tra virgolette, forse è autorevole anche con la regione e autoritario con i comuni, ma certamente deve essere l'elemento di unione per poter in qualche modo definire una macchina che funzioni, altrimenti tutto questo purtroppo non potrà dare quell'opportunità di volano culturale che tutti invochiamo, ma che nella sostanza difficilmente riusciremo a far realizzare. Da architetto, quindi prima che da assessore assolutamente, ma da architetto non posso non rilevare che tutti quanti abbiamo interesse a valorizzare i patrimoni unici della nostra regione, della nostra area metropolitana. Ma ritorno sempre all'esempio: quando io sul Vesuvio ho l'istituzione per legge di un parco nazionale che è volto alla valorizzazione del Vesuvio, e poi nelle leggi dell'autorità di bacino, nei piani attuativi dell'autorità di bacino, non è consentito l'accesso ai turisti perché il Vesuvio è pericoloso, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, io il turista o ce lo devo portare nel parco del Vesuvio oppure non ce lo posso portare per le autorità di bacino. Io sono il cittadino, il sindaco di un territorio di frontiera come quello a valle del Vesuvio. Di che morte deve morire?
Se a questa morte ci aggiungiamo una patologia ben più ampia, che è quella della conformità ad un indirizzo programmatico di piano strategico che vede la sua applicazione nella triennalità eccetera di un piano strategico, è evidente che stiamo decretando la morte di questi territori. Allora io dico, in qualche modo, anche quando sento parlare, come dire, non me ne vogliano, mi pare, però sono andati quasi tutti via, i rappresentanti delle categorie sindacali, questa cosa non fa bene, non fa onore, ne vedo due che sono andati sicuramente via, che gli sia riportato, si fanno gli interventi da sindacalisti, poi dopo si allontanano e smettono di fare associazionismo. Stiamo parlando, mi sembra di, ero piccolino quando partecipavo alle prime riunioni di sezioni e mi sembrava di sentire le stesse parole che sentivo negli anni Ottanta. Non ci siamo accorti che la società è leggermente evoluta, è leggermente cambiata. Anche quando parliamo noi architetti dovremmo fare uno sforzo enorme di non parlare più di zonizzazioni, di non parlare più di questo tipo di pianificazione strategica. Noi abbiamo realtà che hanno l'esigenza di doversi confrontare in 3 anni di produzione, dopodiché il prodotto che producono non è più vendibile sul mercato. Se ci soffermiamo ancora una volta sull'urbanistica delle zonizzazioni, sui cambi di trasformazione non consentiti con una visione piano, stiamo sbagliando portone e palazzo. Io lo dico con grande determinazione, noi dovremmo, i nostri amici sindacalisti mi parlavano, quelli della CGIL, dei rapporti all'interno della, dei rapporti di lavoro all'interno delle organizzazioni della provincia. Ma signori, ma risulta solo a noi che i nostri enti pubblici purtroppo drammaticamente perdono finanziamenti in ogni dove? E questi finanziamenti chi li richiedono? I cittadini o siamo noi che stiamo all'interno delle amministrazioni che male organizziamo questa gestione? È evidente quindi che se abbiamo questo problema, il primo esame di coscienza se lo dovrebbero porre proprio coloro che rappresentano tutti noi che siamo all'interno delle associazioni, delle istituzioni, chiedo scusa. Allora, questo per dirci semplicemente che noi dovremmo cambiare vista, dovremmo cambiare punto di vista, strategia. Oggi il mercato è talmente fluttuante che evidentemente ha l'esigenza di confrontarsi con quello che è l'obiettivo con il quale possiamo competere rispetto alla globalità. Se io continuo a fissare delle regole assolutamente inconcludenti, finisco soltanto col non intercettare domande. Ma non che le domande non si svolgano sui nostri territori, seguiranno altri canali. Certamente l'esigenza di dare lavoro a tutti, se non la dà la pubblica amministrazione, la intercetta evidentemente qualche altro tipo di rappresentanza che non ha nulla a che vedere con l'istituzionale. Cerchiamo in qualche modo di essere un po' più, come dire, attenti. La burocrazia, finisco subito, Mimmo, scusatemi se mi sono dilungato, ma quando si parla di burocrazia zero, è evidente che ci deve essere anche nello statuto una burocrazia zero, ma deve essere concreta e finalizzata a quelle che sono le attuazioni possibili per una rigenerazione dell'ambito metropolitano. Grazie, scusate. Grazie a te. Mariolina Formisano di Confcommercio. Se c'è. Buonasera. Sì, buonasera. Un intervento molto breve su argomenti specifici. Noi riteniamo indispensabile che le categorie professionali vengano questa volta ascoltate realmente su alcuni obiettivi. Il primo è sul piano strategico triennale per lo sviluppo economico. Questo è un argomento che assolutamente ci dovrebbe vedere protagonisti per quanto riguarda l'approvazione di questo nuovo statuto. L'altro argomento è il coordinamento dei comuni per i servizi e l'eventuale abbattimento dei costi e delle tasse locali. Altro argomento questo che vede le attività del commercio e servizi del terziario fortemente compresse soprattutto negli ultimi anni. Un altro è la pianificazione della rete della viabilità dei trasporti e la gestione dei rifiuti. Ovviamente anche su questo noi vorremmo che la Commissione Statuto questa volta prendesse seriamente in considerazione l'idea di poter utilizzare le nostre competenze. Le associazioni di categoria, Confcommercio raggruppa la provincia di Napoli,
è sempre stata un'associazione dove i bisogni e le necessità del commercio, del turismo e dei servizi sono state sono raccolte e cercate, e cerchiamo di portarle avanti nel miglior modo possibile. Non sempre però la nostra attività ha avuto gli effetti sperati. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie. Luisa Festa, consigliere di parità, provincia di Napoli. Grazie signor Presidente della Commissione Statutaria del Consiglio Metropolitano e grazie ai presenti, alla consigliera Coccia. Per darci questa opportunità per un confronto sullo statuto della città metropolitana. Ma all'interno dei grandi cambiamenti e delle riforme istituzionali che sta vivendo negli ultimi anni il nostro Paese, sicuramente le politiche di pari opportunità hanno un ruolo fondamentale in questo processo. E quindi la città metropolitana, lo statuto della città metropolitana rappresenta un'opportunità per rendere più efficace le concrete, le politiche di genere, di pari opportunità e di contrasto alla discriminazione. Così come hanno un po' già fatto anche le altre città della città metropolitana, è stato inserito il principio di pari opportunità, quindi mi auguro che lo statuto sia ampiamente trattato, ma come anche penso che sia opportuno fare anche proprio un articolo apposito sui diritti, politiche di genere e pari opportunità. Tra le altre cose, proprio la legge 56, all'articolo 85, la lettera F, dà come funzione all'ente controlli dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Quindi proprio su questa funzione che mi voglio un attimo soffermare. Come risaputo, l'ordinamento italiano ha recepito tutti i principi veicolati dall'Unione Europea in tema di pari opportunità uomo-donna e contrasto a ogni forma di discriminazione. E il decreto 198 del 2006, recante attuazione della direttiva europea, individua nella consigliera di parità la figura istituzionale preposta a intervenire in modo specifico sulle tematiche di pari opportunità legate al mondo del lavoro. In particolare le consigliere di parità svolgono funzioni di promozione e controllo di attuazione di uguaglianza, di pari opportunità e discriminazione. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati in cui vengono a conoscenza. È un organo di garanzia e di vigilanza nel rispetto della legislazione di parità, è un organo di garanzia ma è anche promuove azioni positive a favore dell'inserimento e della permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Ora, la Consiglio di Parità della provincia di Napoli opera ormai più di 10 anni sul territorio e quindi io mi auguro che tutto il lavoro che è stato fatto, prodotto in questi anni, possa essere un patrimonio culturale che la città metropolitana possa prendere in pieno. Abbiamo fatto accordi territoriali, abbiamo fatto coordinamento con i 92 comuni dell'area della città metropolitana, abbiamo promosso le azioni positive con i comuni e anche attualmente stiamo lavorando con il CUG. Ma non solo questo, abbiamo anche promosso tavoli con i consulenti del lavoro, con gli ordini professionali, con gli ingegneri, lavoriamo a stretto contatto con i sindacati e quindi con le associazioni datoriali, perché la Consiglio di Parità deve promuovere anche l'occupazione femminile. Quindi in tutto questo naturalmente io mi pongo come ausilio ma anche come coordinamento dei fenomeni discriminatori e di promozione delle pari opportunità. Recentemente si è costituita a livello nazionale il coordinamento delle consiglie di parità dell'area delle città metropolitane proprio per poter incidere e poter dare quanto meglio un contributo su questi temi ai costituenti statuti delle città metropolitane. Io vi ringrazio e spero che ci siano ulteriori occasioni. Grazie. Grazie a lei.
siamo in dirittura di arrivo, ma ci sono pochissimi interventi ancora. C'è Luigi Giuliano del WWF Campania? Ci sta? Se ci sta lo invito a salire. Poi Giacomo Buonomo e Guardascione della Coldiretti. E abbiamo terminato. Prego. Io sono Giuliano, appunto appartengo a WWF Campania. Però non faccio un intervento assolutamente, potete stare tranquilli a quest'ora, tra l'altro. Soltanto una domanda che può sembrare, può apparire anche provocatoria, forse lo è, ed è questa. Una premessa. Napoli, l'area metropolitana di Napoli, quello che viene delimitata o sarà delimitato come l'area metropolitana di Napoli, racchiude, diciamo, comprende oltre il 50% della popolazione, no? Comprende inoltre una stragrande maggioranza dell'industria della regione Campania, comprende inoltre è fondamentale tutto quello che riguarda il turismo, il commercio, eccetera eccetera. Allora, quando ci sarà l'area metropolitana, non ci sarà un conflitto continuo di competenze tra la regione e l'area metropolitana? E si è pensato appunto che l'esistenza della regione Campania come oggi funziona, o meglio come oggi non funziona, sarà compatibile con quest'area metropolitana, che io personalmente ritengo utilissima, intendiamoci. Il problema è che la regione non è utile, probabilmente. Forse bisognerebbe abolire la regione, o limitarla a un'area più ristretta. Ma perlomeno, so che è provocatoria questa cosa, però è razionale. Cioè, in effetti, bisognerebbe ragionare su questo punto qua. Si può continuare e quindi peggiorare le cose con un aumento soltanto di una cosa, dell'inefficienza. Inefficienza che riguarda l'amministrazione, inefficienza che riguarda tutte le competenze che oggi ha la regione e che un domani dovrebbe l'area metropolitana. Quindi, chiedo scusa, capisco che questo non è né il luogo, né l'ora, né la sede per parlare di questi argomenti. Poi è soltanto una domanda provocatoria a cui secondo me qualcuno dovrà pure rispondere tra qualche mese, quando ci sarà messo su carta lo statuto di questa area metropolitana. Grazie, se ci può avere una risposta provvisoria, diciamo grazie. Così. Vi ringrazio. Buonasera. Grazie. Allora, Giacomo Buonomo, e poi Emanuele Guardascione. Saluto Federico Libertino della CGL che ci ha raggiunto, poi dopo se eventualmente ci vuole dire qualcosa. Ma cioè, sì. Posso? Sono Giacomo Bonomo del Centro Studi e Coordinamento della Partecipazione Democratica. Siamo sulla piazza appena da una quarantina di anni. Allora, io vorrei far presente ai promotori di questi incontri che bisognerebbe parlare più a lungo, ma ci dovrebbe essere un confronto, cioè chi ne pensa in un modo, chi ne pensa in un altro, su un argomento molto importante, che è la convenzione di Aarhus. Aarhus è una cittadina della Danimarca, si scrive A maiuscolo, A minuscolo, R-H-U-S, dove il 25 giugno del 98 fu ratificata la convenzione di Aarhus. La convenzione di Aarhus che cosa prevede? Prevede la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che riguardano progetti, piani e programmi che hanno una ricaduta sul territorio. Pressoché tutte le iniziative che riguardano il territorio, ma questo diritto dei cittadini ratificato, la Convenzione di Aarhus Barrati, che è stata ratificata poi dal Parlamento italiano con la legge 108 del 16 marzo 2001. Quindi la classe politica italiana non può dire di ignorare questa Convenzione di Aarhus perché è stata fatta lontano dall'Italia e in Danimarca. No, è stata ratificata da una legge italiana, ma non viene applicata. Non viene applicata perché la classe politica trova più comodo fare di testa sua e imporre certe scelte. Basti pensare al grosso problema che abbiamo qui a Napoli di Bagnoli, il diritto al mare dei napoletani, che il mare sono costretti a guardarselo, dati i prezzi che fanno gli stabilimenti balneari autorizzati dalla classe politica. E quindi è importante che nello statuto, negli statuti delle città metropolitane
ci sia un riferimento a questo argomento che è importantissimo per i cittadini. A me qualcuno stasera ha detto qui che lo statuto della città metropolitana di Milano è il migliore. Mi procurerò il testo, suggerisco anche a voi di procurarvelo e vedere se c'è un riferimento a questa conferenza di servizi, a questo potere dei cittadini di discutere i progetti, piani e programmi che hanno una ricaduta sul territorio. Qui questa sera c'è stato il rappresentante degli industriali che nel suo intervento ha parlato anche di possibilità decidere con dei referendum. Io sorrido perché penso che fine ha fatto il referendum per esempio contro il finanziamento dei partiti. Lo ricordo a chi di voi lo avesse dimenticato, fu vinto a stragrande maggioranza, ma dopo alcuni anni la classe politica trovò un altro sistema di finanziare i partiti con i soldi dei cittadini. Ed allora vorrei citare in ultimo un'altra carta importante, la Carta Europea dell'Energia, anche questa è una approvata, fatta a Lisbona nel 1994, il 17 dicembre, e anche questa ratificata con legge 415 del 10 novembre 1997, che è molto importante perché all'articolo 18 parla della sovranità delle risorse energetiche, cioè di come i grandi enti energetici, che hanno naturalmente un potere strategico, scelte di fondo che riguardano cifre altissime e via dicendo, hanno la possibilità di ricorrere. Ed allora anche questa legge, che è importantissima e che consente, che consentiva e consente agli Stati europei di conservare delle partecipazioni in importanti enti energetici come l'ENI, l'ENEL o via dicendo, non sia stata applicata, sia stata ignorata dalla classe politica italiana. Perché l'articolo 18, sovranità delle risorse energetiche, consentirebbe questo. Ma se ne sono dimenticati, come se ne dimenticò D'Alema, che nel 98-99 era Presidente del Consiglio dei Ministri e che si vantò poi, l'ho sentito io alla televisione, si è vantato, quando lui è stato Presidente del Consiglio dei Ministri, ci sono state le maggiori privatizzazioni di Eni ed Enel. Ricordiamoci quello che diceva Enrico Mattei, cioè gli italiani sono i miei azionisti, tutti gli italiani. Allora, spero che questo mio incitamento questa sera, questo mio intervento critico, trovi qualcuno che voglia, desideri approfondirlo. Gli estremi vi ho dati circa la Convenzione di Aarhus e la Carta Europea dell'Energia, ma soprattutto la Convenzione di Aarhus, perché nel statuto della città metropolitana di Napoli sia specificato questo diritto dei cittadini. Altrimenti non resta che una lotta gandhiana, che io suggerisco spesso in interventi e dibattiti. Ricordo quindi quando negli anni Ottanta il Comune di Napoli decise, poco democraticamente, calò dall'alto, decise con una delibera la realizzazione di un grande parcheggio sotterraneo sotto i giardini di via Ruoppolo, vicino a Piazza Medaglie d'Oro. Quando i cittadini della zona vennero a sapere di questa scelta e di come era stata fatta, si organizzarono subito, costituirono dei gruppi di giovani che si misero di vedetta, ci sono delle fotografie, ricordo, sugli alberi di questa zona verde, e dissero: ma come, voi progettate un parcheggio sotterraneo che può avere delle conseguenze sulle fondazioni dei nostri palazzi senza parlare con noi, ce lo calate sulla testa, e noi questo non ve lo faremo fare. Raccolsero in breve tempo 30.000 firme e poi si costituì un gruppo di giovani, ma non erano molti, erano una ventina soltanto. Si misero di vedetta sugli alberi, ci sono anche delle fotografie, ricordo. Quando si presentò la ditta che aveva vinto l'appalto, questi giovani si stesero sul terreno, sulla strada, sull'asfalto, dove avrebbero dovuto cominciare a scavare, e impedirono che le ruspe entrassero in azione. Ed allora la classe politica e la stessa ditta che aveva vinto l'appalto dissero: questi hanno raccolto 30.000 firme in poco tempo, alle prossime elezioni questo significheranno 50-60.000 voti contrari. Ma soprattutto questi cittadini hanno dimostrato non solo di essere coscienti dei propri diritti, ma di trovare la strada per difendere questo loro diritto, e quindi non se ne fece più niente. Allora, forse probabilmente, se
la classe politica insisterà nel non riconoscere il diritto dei cittadini di partecipare ai processi decisionali, i cittadini forse dovrebbero ricorrere continuamente a questo tipo di lotta, che fu una lotta vincente. Grazie, buonasera. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, Emanuele Guardascione della Coldiretti, ci sta? E poi per concludere Anna Cigliaro dell'ACLI, Cigliano. Beh, intanto buonasera, grazie per l'invito, Presidente Tuccillo. Sarò breve, non prenderò troppo tempo, visto anche l'orario ormai fatto. Guardate, come Presidente della Federazione che mi onoro di rappresentare, mi auspico che questa assise, così come le prossime che verranno ai fini della stesura dello Statuto, siano così proficue come quelle viste stasera. Mi auguro che entriamo sempre più nello specifico. Come organizzazione, come Coldiretti, dico che per noi è importante quella che è la tutela del paesaggio, sicuri del fatto che tutela del paesaggio, tutela dell'ambiente e di quelle che prima il professor Lo Cicero definiva eccellenze agroalimentari, no, le nostre vere ricchezze, sicuri del fatto che sono l'unico viatico per questa regione, per il sud Italia, per poter uscire un po' dalla fase d'impasse in cui siamo venuti a trovare, no? Quindi come tali noi siamo disponibili a ogni tipo di argomentazione, confronto, certi del fatto che sicuramente questi possano essere proficui anche nell'ottica dei PTCP che precedentemente sono stati redatti. Quindi ci auspichiamo un forte confronto e lavoro insieme e di qui in avanti sono sicuro che insieme potremo fare un buon lavoro. Importante che ci sia il confronto, perché altrimenti c'è il rischio di arrivare molto poco lontano, così come qualcuno prima ha paventato, insomma, rischio che potrebbe essere davvero reale. Quindi buon lavoro a tutti, grazie per l'invito di nuovo, buona serata. Grazie a lei. Allora, le ACLI, rappresentante delle ACLI. Buonasera a tutti, volevo innanzitutto ringraziare per l'invito. E dunque, qual è il contributo che possono dare le ACLI in un tavolo del genere, che per tanti versi è anche molto tecnico, diciamo, e sicuramente non le ACLI in generale, ma per quanto mi riguarda, diciamo, non ho delle competenze, diciamo, per un contributo tecnico. Però ecco, le ACLI, diciamo, io sono qui e credo di rappresentare anche un po' il mondo delle associazioni tutte, e il mondo delle associazioni del terzo settore, che in questo momento di crisi è fortemente in affanno, diciamo, e spesso si trova dentro la comunità degli uomini e delle donne a svolgere un ruolo anche di quasi sostitutivo in certi casi delle istituzioni, in molti casi, e certe volte arriva sui problemi anche prima che ci arrivino le istituzioni, e nelle more che le istituzioni prendano, trovino delle soluzioni, trovino delle vie d'uscita, sono quelle che sono più vicine alla gente e ai problemi, insomma. E quindi in questo senso mi venivano alcune suggestioni pensando agli interventi di stasera. E, per esempio, qualcuno diceva se in uno statuto di un'area metropolitana possa trovare uno spazio suo importante, scritto, esplicito, una forma di partecipazione degli immigrati al disegno di questa città nuova, insomma, più grande e quindi anche più, mi aspetto, più inclusiva, ecco, no? Dei bisogni delle persone. La realtà degli immigrati ormai è una realtà con la quale facciamo i conti tutti i giorni, ma che è anche molto cambiata. Siamo usciti, non siamo più in una situazione che possiamo limitarci a giudicare come una situazione di emergenza, ha bisogno di risposte stabili,
di risposte che diciamo guardino in prospettiva. In prospettiva loro sono anche in buona parte gli italiani di domani, e questo non ce lo possiamo dimenticare, e io credo che, per esempio, che lo statuto dell'area metropolitana può rappresentare un'occasione anche in questo senso, in questa direzione. Oppure mi vengono in mente mi viene in mente la Terra dei Fuochi, cioè mi viene in mente una come dire, anche delle situazioni in cui le istituzioni non sono state pronte nella risposta a certi problemi, li hanno ignorati, hanno chiuso gli occhi oppure li hanno sottovalutati. Allora ecco, io il mio auspicio è anche quello che invece trovino cittadinanza queste cose, ma un'altra cittadinanza, una cittadinanza cioè dove la risposta a questi problemi, il monitoraggio su queste cose sia effettivo, sia e abbia sempre delle risposte veloci, che arrivino prima dei danni, diciamo, no? Insieme ad altre associazioni a livello nazionale, ma ci siamo anche costituiti con un coordinamento regionale, le ACLI si occupano da qualche anno del problema del gioco d'azzardo. La Campania ha un grande primato anche in questo. L'area metropolitana, la cosiddetta area metropolitana di Napoli, ha un primato nazionale. Cioè la Campania è il territorio dove questo fenomeno del gioco d'azzardo ha un'enorme estensione e ha un'enorme diffusione tra i minori. Allora, a livello nazionale esiste una campagna di sostegno alla legge che deve regolamentare il gioco d'azzardo, la legge è all'esame delle commissioni, eccetera, eccetera. Ma noi crediamo che gli amministratori, diciamo gli enti territoriali, e quindi anche, è una cosa che riguarderà, spero, anche l'area metropolitana di Napoli. Noi, c'è stato un convegno il 27 novembre in cui il sindaco De Magistris, salutandoci, diceva che nel momento in cui poi ci fosse stata l'area metropolitana, lui intendeva diciamo che questo fosse uno dei primi atti di questa nuova realtà, perché è un'emergenza molto importante. Purtroppo si vede poco, perché al contrario di altre dipendenze, è una dipendenza poco che non disturba tanto, diciamo, lo sguardo, però è un'emergenza davvero silenziosa e molto insidiosa, anche da un punto di vista economico, anche da un punto di vista commerciale, e distrugge anche il tessuto economico. E qualcuno dice che è la nuova cartina al tornasole della presenza della criminalità sul territorio, cioè mentre prima il presidio territoriale della criminalità si misurava dal pizzo, da forme coercitive, adesso la presenza delle sale gioco è la forma nella quale la criminalità controlla il territorio, perché in questo modo ne controlla l'economia e controlla e tiene sotto scacco l'economia locale anche, tutto sommato, perché non ci dimentichiamo, e non se lo dimentichi l'area metropolitana, che per una persona in difficoltà, una famiglia in crisi, un esercizio commerciale che non riesce a tirare a campare, forse certe volte è molto più semplice cedere, appunto, e mettere le slot machine, se purtroppo e questa è la logica attraverso la quale ha funzionato così anche per seppellire i rifiuti tossici, è andata così.
in qualche modo su certi territori è andata anche un po' così, cioè un'azienda che sta in difficoltà è più facilmente preda di una soluzione facile economicamente. E niente, soltanto questo. Grazie, grazie, perché ha toccato un punto molto sensibile anche per chi fa l'amministratore, giorno per giorno vede spuntare come funghi questi eurobet che insomma incombono dappertutto. Abbiamo completato, io do solo la parola a Elena Cocci per un saluto finale in rappresentanza anche del sindaco. Sì, sì, sì. Grazie ai pochi ma importanti sopravvissuti a questa lunga serata, che però è stata estremamente utile. È stata molto utile perché quando appunto Giacomo Bonomo ci ricordava la partecipazione secondo la Convenzione di Aarhus, ebbene credo che questa sia una forma di partecipazione che stiamo attuando e si sta attuando lunedì scorso per i sindaci, oggi per le categorie professionali e qualche associazione presente sul territorio, e dunque le università e le altre associazioni saranno sentite lunedì prossimo. Indubbiamente forse era un lavoro che andava fatto prima, ma meglio tardi che poi, anche perché ci sono state situazioni e contingenze che tutti conoscete che ci hanno impedito di poterlo fare prima, e abbiamo cominciato appena ciò è stato possibile. Quindi la Convenzione di Aarhus sicuramente è all'interno dello statuto, e così come la Convenzione delle energie, così come direi anche la questione dell'acqua e di tutti i servizi essenziali, perché queste sono delle componenti e delle costituenti fondamentali. La partecipazione di molte associazioni e di categorie ci ha fatto capire che questa era la strada giusta per procedere verso la scrittura di uno statuto. Stiamo in effetti preparando in una fase costituente in cui non solo sono importanti i principi, perché poi uno dice vabbè i principi, poi uno li scrive, poi dopo trova tutti i modi per contraddirli. No, non è così, perché quando poi nella Costituzione italiana alla fine abbiamo una Corte Costituzionale che, quando uno dei principi essenziali, fondamentali, viene contraddetto, interviene, e molte volte è intervenuto anche a cancellare delle leggi e qualche volta a surrogare il legislatore stesso. Dunque, siamo gli ultimi secondo alcuni, non è vero che siamo gli ultimi, perché città più attrezzate di noi, Torino, Venezia e Palermo meno attrezzata, ma sicuramente Torino e Venezia non hanno ancora fatto il loro statuto, e stiamo facendo quell'opera che qualcuno ci ricordava di confronto. I nostri uffici hanno appunto prodotto un confronto tra i vari statuti, affinché noi possiamo non solo cogliere il fior da fiore, ma fare anche qualcosa di originale. Indubbiamente oggi la domanda che si fa a questa città metropolitana talora esubera dalle competenze stesse della città metropolitana. E però, voglio dire, sicuramente ci sono alcuni temi che sono stati toccati che sono fondamentali, quale quello della pianificazione urbanistica e quale quello del piano di sviluppo strategico. Io ne metterei un altro, giusto perché forse il WWF, ma anche Giacomo Bonomi se ne sono un attimo dimenticato. Noi siamo la regione con il più alto numero di siti archeologici, di siti dell'UNESCO. E se guardiamo a ogni paese, anche il più piccolo dei paesi, c'è qualcosa da tutelare. Ebbene, se noi riuscissimo a creare una forma di integrazione, come stiamo cercando di fare, a dir la verità, da Napoli, tra questi siti, io credo che una delle risorse strategiche di cui abbiamo parlato di sviluppo
ebbene noi l'avremmo già trovata ed affrontata. Dopodiché sono proprio d'accordo con il rappresentante della Coldiretti, sono proprio d'accordo che l'altra forma di sviluppo è quello della tutela del territorio e la tutela delle eccellenze, su cui dobbiamo riconquistare un po' il passo, visto che avvenimenti noti a tutti ci hanno impedito. Da questo punto di vista io sono per un non consumo del territorio e per anche un'agricoltura a chilometro zero. Bene, tutto ciò che noi sentiamo in questi giorni serve ad arricchire noi stessi e forse serve per quelli che rimangono anche ad arricchire se stessi. La prossima riunione ci sarà lunedì prossimo, speriamo di rivedere le medesime facce, vuol dire che c'è un interesse reale su questo, sullo statuto della città metropolitana, e non soltanto un interesse di esserci. Chiaramente terremo conto della parità di genere, Luisa, perché non ce la dimentichiamo, anche quella è un elemento essenziale. Purtroppo, diciamo, le elezioni della città metropolitana non hanno dato molta forza alle donne, però abbiamo un parterre di funzionarie fantastico, quasi tutte donne, che in qualche modo appara il problema. E poi c'avete me, che sono tosta, come sapete, quindi va bene così. Allora, buonasera a tutti, il saluto del sindaco che è in questi giorni a Roma per il patto di stabilità che dobbiamo cercare di modificare, altrimenti la città metropolitana ha difficoltà ad andare avanti. E arrivederci a lunedì prossimo, grazie.